Noi abbiamo certamente una tradizione, lo riportava molto bene l'articolo di Lucio D'Alessandro che è uscito proprio oggi. Abbiamo una tradizione, diciamo, profondamente urbana del rapporto che l'università stabilisce appunto con le comunità educanti. La forma del campus è una forma importata evidentemente da altri contesti culturali che stabiliscono evidentemente una relazione più remota e meno intramata nelle pratiche della città di quanto invece appunto gli atenei cosiddetti storici stabiliscono fortemente appunto con i luoghi urbani. Questa è una configurazione straordinaria che non è soltanto evidentemente spaziale o geografica, ma è una configurazione antropologica, una relazione profonda che c'è tra i luoghi dove appunto viene, come dire, si sedimenta e si trasmette il sapere con altri luoghi della città che alimentano fortemente questa relazione. Questo è un carattere che dal punto di vista anche urbanistico, questo è anche il mio mestiere in questa fase particolare appunto della mia attività nel governo della città, sono molto significativi, non solo perché le università da sempre sono degli attori urbani molto rilevanti, ma anche perché le università partecipano in maniera spesso anche proprio capillare alla riqualificazione, alla rigenerazione dei luoghi urbani. E lo dico conoscendo molto da vicino l'esperienza delle trasformazioni che sono state realizzate dalla mia università, che è la Federico II, ma anche perché, come alcuni di voi forse sanno, sono molto vicina in questo momento al vostro Ateneo perché stiamo lavorando su una serie di iniziative che sono proprio legate, diciamo, alle politiche del Suor Orsola Benincasa di riqualificazione, tra l'altro, di luoghi storici di straordinaria importanza nel centro appunto della nostra città. E faccio riferimento a queste iniziative perché, ripeto, c'è proprio, come dire, un'antropologia culturale che è legata alla configurazione delle università storiche che si alimenta fortemente della relazione con luoghi e comunità urbane distribuite. Credo che questo sia un aspetto su cui è molto utile riflettere a partire dal programma che avete promosso di questa iniziativa di oggi, laddove per noi non c'è separazione tra i luoghi fisici e le modalità con cui in questi luoghi invece il sapere viene riprodotto, trasmesso e raggiunge evidentemente reti che vanno ben al di là della configurazione locale e geografica di questi luoghi. Questo è un carattere straordinario delle nostre città, dei tanti, diciamo, luoghi che non solo a Napoli, ma pensiamo naturalmente a tante altre città italiane in cui questo rapporto di prossimità è un rapporto straordinariamente vicino. E come questo può evidentemente, diciamo, costituire una risorsa per affrontare sfide che hanno una caratterizzazione evidentemente globale. Questo mi sembra un aspetto, diciamo, di grande rilevanza. Vedo che, diciamo, il programma di questa iniziativa è un contributo interessante che va incontro a questo tipo di, diciamo, di tematizzazione. In questo senso, quindi, per noi come amministrazione, comunale sono numerosi, diciamo, gli esempi. Noi stiamo lavorando molto con il Suor Orsola Benincasa, con l'Università Partenope, con l'Università Federico II, all'interno appunto di una, con l'Università Vanvitelli, naturalmente, all'interno, diciamo, di una configurazione della trasformazione della città in cui le università hanno un ruolo fondamentale per più motivi, come ho cercato prima, forse troppo sveltamente, e mi scuserete appunto di spiegare. Per questa ragione, il sindaco e l'amministrazione siamo molto vicini a questa iniziativa, la sosteniamo e siamo naturalmente molto attenti alle considerazioni e alle idee che vorrete naturalmente portare appunto a questa conversazione sulla comunità educante in questa giornata. Per questo io vi ringrazio e naturalmente vi auguro un ottimo lavoro e, diciamo, sono qua per ascoltare appunto i lavori di oggi. Grazie tante, grazie. Grazie a lei. Io provo semplicemente a condividere con tutti e tutte voi l'idea che ha spinto me e il collega e amico Fabrizio Chello a,
mettere in piedi questo progetto seminariale, che vuole essere, lo dico da subito, un punto di partenza per un confronto che, diciamo, consideriamo, nella sua fase veramente iniziale, e vuole essere un punto di partenza proprio per provare a costruire sinergie, che siano sinergie tra università, istituzioni, enti di terzo settore. Lo abbiamo fortemente immaginato e voluto in questo modo, perché crediamo profondamente che parlare di politiche sociali, parlare di politiche per la città, sulla città, significa innanzitutto interrogarsi su chi e cosa interviene, su chi e cosa si muove nella città. Abbiamo voluto individuare degli sguardi, oggi è un punto di partenza di questo ciclo seminariale. Nei prossimi incontri ci muoveremo appunto attraverso questi sguardi, che vanno da quello dei bambini alle donne, alla famiglia, alle persone con diversi orientamenti sessuali, persone con disabilità. Lo sappiamo e lo dichiariamo da subito. Ecco, è arrivato anche il nostro rettore, professore D'Alessandro. C'è il professore D'Alessandro. Spero di non averlo involontariamente. Credo di aver. Gli è connesso, Sì. adesso sì. Non so se ci sente. Ma parlate di me? Sì, abbiamo visto. Io volevo soltanto ascoltare un po', imparare qualche cosa. Va bene, eccoci qua, niente, sono ben lieto naturalmente di salutare tutti per questa bellissima occasione in cui l'università dimostra, come dire, di esserci. Esserci significa essere insieme, essere con il territorio, con la città, con i suoi bisogni, essere in qualche modo dentro una comunità. Diciamo, in questo esserci, che è un esserci che è comunità, ma che non disconosce le identità e le diversità, perché come è visto nel programma di questo seminario, diciamo, lo sguardo che si rivolge alla città è uno sguardo che tiene conto anche delle diversità, le diversità dei bambini, le diversità delle differenze di genere, le diversità delle disabilità. Ecco, questo mettere a disposizione competenze in questo senso mi sembra qualcosa di assolutamente importante e decisivo. Il rapporto tra città e università è un rapporto, come ho scritto, diciamo, ho avuto modo di abbozzare, diciamo, nel breve articolo con cui stamattina ho presentato attraverso il mattino, che ci darà, a quanto pare, molta attenzione per questo nostro lavoro. È un rapporto assolutamente importante e tipico, diciamo, del nostro paese, tipico, diciamo, dell'Italia. Che, come dire, vede sempre questa forte immedesimazione tra città e università. Non è un caso che in genere, diciamo, anche se adesso negli ultimi anni è venuta fuori qualche moda un po' diversa, in realtà le università portano il nome della città che le ospita, cioè un processo di identificazione tra università e città. Ed è un processo di identificazione che, come dire, ha vantaggi reciproci, perché diciamo, io ho una lunga esperienza di vita universitaria e mi sono convinto naturalmente di questo, che la vita universitaria è fatta di docenti, è fatta di laboratori, è fatta di ricerche,
è fatto di questo essere assieme agli studenti, ma è fatto anche complessivamente di ciò che il territorio rappresenta, no? E ciò che il territorio rappresenta, naturalmente, sono per esempio è tutto il network che sta attorno all'università, le relazioni, i rapporti con i luoghi di lavoro, ma poi anche i giacimenti culturali che sono presenti in un territorio. Chi studia all'Università Sorosso, viene in casa di Napoli o all'Università Federico II, in qualche modo usufruisce della presenza, del patrimonio culturale che è fatto dalla presenza, che ne so, del Teatro San Carlo, del teatro lirico più antico del mondo e di una costellazione di attività teatrali, alcune delle quali tradizionali, altre di natura sperimentale, che sono presenti, che fanno parte del tessuto di questa città. Usufruisce della presenza di biblioteche, di importanti biblioteche, di istituzioni come quella che si richiama Benedetto Croce o l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici o i grandi parchi, i grandi giardini, i grandi musei. Insomma, diciamo, i monumenti, la stratificazione straordinaria dei monumenti, tutto questo insieme che fa anche la nostra università, fa anche le altre università napoletane, ma fa anche la nostra università e naturalmente tutto questo insieme può essere in qualche modo inserito, se l'università ne è capace, nel tessuto, negli stimoli che formano la persona. Oppure può essere ignorato. Ecco, queste sono due realtà diciamo, due modi di intendere la vita universitaria che secondo me sono diversi. Io penso che la nostra università si caratterizza per richiamare questi patrimoni materiali, questi patrimoni immateriali, come quelle delle tradizioni, delle arti che sono presenti sul nostro territorio, da un lato. Noi quindi ci avvaliamo di questo e nello stesso tempo però le competenze dell'università, le competenze di quell'insieme che è formato dai docenti, ma anche dagli stessi studenti. Pensiamo agli studenti di stage, pensiamo agli studenti che collaborano in tante attività, è un apporto decisivo sulle problematiche, sulle difficoltà. Per esempio, pensiamo al caso della scuola, alle tante difficoltà della scuola nel nostro territorio, le tante difficoltà delle persone. Ecco, questo è questo insieme, diciamo, che in qualche modo noi pensiamo debba caratterizzare questo rapporto e crediamo che caratterizzi specificamente l'apporto di questo Ateneo in particolare, che non a caso, diciamo, come dire, risente della storia che è presente dentro di esso, risente di una storia, per esempio, fortemente femminile, di una storia fortemente femminile, di un'attenzione alla persona, di una storia femminile. Ecco, sono tutti questi stimoli che sono stati raccolti, vorrei dire razionalizzati, nella misura in cui è possibile razionalizzati, anche nell'individuazione delle buone pratiche che sono relative a questi stimoli, che fanno parte del discorso che oggi Stefania e Fabrizio che l'hanno pensata, Fabrizio Chello che l'hanno pensata, diciamo, si inizia. E quindi io, diciamo, come dire, non prevedevo di parlare, ecco, volevo soltanto ascoltare. Però, diciamo, sono lieto di dire queste cose perché mi sembra che sia una interpretazione autentica. I giuristi parlano di interpretazione autentica quando vogliono indicare un'interpretazione che, diciamo, come dire, corrisponde esattamente alla volontà originaria di chi ha stabilito delle cose. Ecco, sia un'interpretazione autentica della vita universitaria dentro una città come la nostra, dentro una città con tante difficoltà e con tante però anche passioni e possibilità come la nostra. Quindi io sono grato a voi, vedo tante facce di giovani, giovani donne, giovani uomini, giovani di tutti i tipi che mi avete dato un po' della vostra attenzione, ma devo dire sono grato anche ai docenti che hanno voluto organizzare questa cosa che, diciamo, come dire,
a mio avviso, onora pienamente diciamo, l'impegno che un'università deve sentire nei confronti del proprio territorio. Grazie. Grazie. Chi parla, Stefania? Grazie a lei, io stavo attivando il microfono, eccomi qua, eccomi subito. Grazie professore, lo scriveva anche lei, anche la professoressa Lieto citava poc'anzi l'articolo di stamattina, il mattino che lei ha scritto e lo diceva anche lei, noi in chiusura di questo articolo, che come dire, noi poi in quanto Università Sor Orsola ci sentiamo proprio nella parte di unione tra la città alta e il suo ventre, e di questo ce ne assumiamo la responsabilità, e diciamo seguendo questa traccia e questo insegnamento con Fabrizio, appunto, abbiamo voluto cominciare questo percorso. Perché, come stavo per dire prima che lei arrivasse, si tratta appunto di un percorso che consideriamo all'inizio. Che consideriamo come punto di partenza e che speriamo possa portare contributi di progettualità e a partire appunto da questo primo tavolo di confronto. Stavo precisando prima la scelta appunto di organizzare questi seminari individuando una serie di sguardi. Perché credo che crediamo che la cosa importante quando si approccia un territorio e quando si lavora con il territorio e per il territorio sia al di là, diciamo, di quelle che sono naturalmente le investiture che l'università ha rispetto alle sue funzioni molteplici, alle quali faceva riferimento prima anche al nostro direttore di dipartimento, terza missione o quant'altro, sia come dire un dovere di vicinanza nel territorio, ma anche la responsabilità di interrogarsi rispetto a chi e che cosa fa politica, interviene in un territorio, a partire da quale sguardo. Quindi noi siamo consapevoli che gli sguardi, da quello dei bambini a quello delle famiglie, a quello delle donne, a tutti gli altri che abbiamo voluto individuare, sono soltanto alcuni, non sono tutti, e che questi alcuni sguardi contengono al loro interno una eterogeneità di elementi che rappresentano, come dire, una nostra prima tassonomia, ma ci sembrava importante partire almeno da questi per cominciare questo discorso e questo confronto affinché, diciamo, l'idea di città come comunità educante potesse prendere realmente forma insieme a tutti quanti voi e non rischiasse, come dire, di rimanere in un discorso spesso anche un po' retorico della dimensione della partecipazione, quindi che si potesse in realtà costruire insieme, come diceva prima il professor Corbi, in maniera interdisciplinare, veramente voluta, veramente sentita. Anche questa è un po' la tradizione che noi al Sor Orsola ci portiamo dentro e che sentiamo forte, ma anche in una maniera che sia, e questo diciamo è l'elemento forse, mi sento di esprimere anche una valutazione, diciamo, che può essere condivisa da Fabrizio, che sia soprattutto, come dire, oltre che interdisciplinare, sia sicuramente costituita da più voci che si confrontano. E questo è per noi fondamentale, quindi l'università, ma anche il terzo settore e anche fortemente le istituzioni. E quindi in una maniera, come dire, autenticamente polifonica e che sia poi anche basata su un principio reale di intersezionalità, elemento sul quale a partire dal quale io e Fabrizio abbiamo cominciato a ragionare, cioè la consapevolezza, come dire, ed è che per questo che prima prendiamo
Precisavo sin da subito, no? Gettavo la maschera rispetto a questa questione degli sguardi, e la consapevolezza che noi siamo sempre di fronte a una molteplicità di diverse identità sociali e che quando parliamo di marginalità, quando parliamo di inclusione, quando parliamo di rimando di esclusione, noi non possiamo mai farlo. Sia che sia un approccio sociologico, sia che sia pedagogico, rimanendo ancorati a quella marginalità o a quella esclusione o a quel progetto di inclusione, perché le varie forme di queste cose devono essere necessariamente inquadrate in una chiave di dialogo tra di loro. Passo la parola a Fabrizio Chello, al professor Chello. Voglio prima ringraziare anche i colleghi e le colleghe presenti, sia del nostro Ateneo, il professor Pizzo, il professor Marchese, ma anche quelli che ci seguono da più lontano, come il caro amico e collega Tindaro e molti altri. Chiedo scusa se non ringrazio tutti. Abbiamo scelto di fare questo seminario online perché abbiamo costruito una rete abbastanza ampia e questa, diciamo, modalità ci consentiva di stare insieme tutti quanti, tutte quante più facilmente. Grazie. Vai, Fabrizio. Grazie, scusa, vorrei, siccome sto per allontanarmi, ho visto che hai ringraziato delle persone, volevo salutare due amici, diciamo, un po' più vicini alla mia generazione che vedo e sono Mario Nanni Mancinelli e Massimo Corsale. Ho avuto grandissimo piacere di vederli, io mi sto per allontanarmi, ma sentivo davvero, il piacere di aver condiviso con voi tutti, ma in particolare con loro. Qualche minuto di queste nostre giornate. Arrivederci a tutti, grazie, Grazie, ecco. professore. Grazie. Buona giornata. Grazie mille, professore. Ringrazio anche io, ovviamente, il nostro rettore, il professor Lucio D'Alessandro, il direttore di dipartimento, il professor Corbi, e l'assessora e vice sindaca del Comune di Napoli, la professoressa Lieto. E diciamo, un po' per l'emozione, un po' per rimanere nei tempi, vado direttamente a presentare i nostri relatori di oggi. E quindi, come è stato anticipato, le relazioni saranno tenute dal professor Bergamaschi, dalla professoressa Madini e da Pasquale Liguori. Iniziamo con la relazione del professor Maurizio Bergamaschi, che è professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, dove insegna sociologia urbana, sociologia delle migrazioni e sociologia dei servizi sociali sul territorio. È direttore del Centro Studi sui problemi della città e del territorio e dirige la rivista Sociologia Urbana e Rurale. Ha pubblicato numerosi scritti e volumi sul tema della città, non ultimo un volume del 2019 pubblicato da Franco Angeli dal titolo La città, bisogni, desideri, diritti, dimensioni spazio-temporali dell'esclusione urbana. Cedo quindi al professor Bergamaschi la parola. Grazie mille. Grazie innanzitutto per questo invito, in particolare ai colleghi che hanno pensato di organizzare questo ciclo di incontri seminariali con questa tematica ampia che mi sembra veramente molto, soprattutto in questo momento, al centro del dibattito pubblico, cioè la città come comunità educante. Ma io partirei, come dire, in qualche modo da quello che già veniva anticipato dal collega Fabrizio Chello. Io in questi anni mi sono trovato ad occuparmi soprattutto di processi di impoverimento, con uno sguardo in particolare sulle forme più estreme della povertà, ovvero le persone senza dimora. E questo studio in qualche modo è stato orientato, diciamo così, anche dalle mie attività didattiche,
che, come veniva ricordato, mi hanno visto impegnato soprattutto nell'ambito della sociologia urbana e della sociologia dei servizi sociali. Quindi ho sempre guardato alla città da questa doppia prospettiva, cioè da un lato della trasformazione delle città e sull'altro versante di come i servizi sociali, le politiche rispondevano a queste trasformazioni. Peraltro sono stato anche per diversi anni coordinatore del corso di laurea in servizio sociale dell'Università di Bologna. Ecco, vorrei innanzitutto, credo che possa essere utile introdurre ciò che mi ha portato negli anni a concentrare la mia attenzione, la mia ricerca su queste forme estreme di povertà. Ecco, certamente questo interesse di ricerca non è nato essenzialmente per guardare con attenzione agli ultimi, né tantomeno è stato mosso da un pietismo, cioè un atteggiamento di commiserazione esibita, spesso anche ipocrita, per i più poveri. Quanto perché io credo che questa condizione di povertà estrema, questa condizione, la condizione che vivono le persone senza dimora, possa esercitare quella che è stata definita una funzione specchio, ovvero guardare alle situazioni più estreme presenti nello spazio sociale, presenti nella città, ci può forse aiutare a comprendere, a leggere processi e meccanismi che investono il centro dello spazio sociale, cioè processi e meccanismi che ci parlano e parlano anche di noi persone con dimora. Quindi, come dire, è questa la prospettiva con cui io ho guardato sempre a questo universo, appunto, delle persone in condizione di senza dimora. E su questo credo che sia, come dire, importante specificarlo, nel senso che l'essere senza dimora non è una, diciamo, un attributo della persona. La persona è innanzitutto una persona che vive una condizione specifica, che è quella in questo caso dell'essere senza dimora, ma certamente non è un attributo della stessa. Ecco, in questa mia ricerca, in questi miei lavori su queste forme estreme di povertà, dal punto di vista metodologico ho sempre privilegiato un approccio che guardava a queste realtà dal basso e dall'interno, cioè sollecitato in prima istanza dall'esperienza di ricerca propria propria dell'antropologia culturale, propria dei lavori di tipo etnografico. E questo, come dire, già in qualche modo questo ci parla della necessità di contaminare le diverse discipline, di guardare a un fenomeno da diverse prospettive disciplinari. Al contempo avvertivo, e ho sempre avvertito, l'esigenza di una analisi situata per evitare generalizzazioni improprie e di superficie. Quindi certamente ci sono processi che attraversano tutto il corpo sociale, diciamo, potremmo anche dire tutti i territori, ma questi processi poi nei territori specifici assumono forme determinate. Quindi, diciamo, nel tempo a mia disposizione privilegerò due momenti delle mie ricerche, uno che rientra propriamente nell'ambito della sociologia urbana
uno che rimanda invece, diciamo, alla tematica più ampia dei servizi e delle politiche sociali. Proprio perché credo che per studiare un fenomeno questo debba essere guardato da diversi diverse prospettive, debba assumere necessariamente diversi sguardi, se ne vogliamo una comprensione densa, profonda, che non rimanga alla superficie. Ecco, io comincerei con il primo, ovvero che cosa ci dice la condizione della persona senza dimora intorno alla città e alle sue trasformazioni. Ecco, beh, io credo che se noi guardiamo con attenzione alla città a partire dalla vita quotidiana delle persone che vivono questa condizione specifica, osserviamo alcune cose alle quali forse noi non prestiamo attenzione, o comunque non prestiamo sufficiente attenzione. Negli anni, negli ultimi anni, negli anni più recenti, negli anni a noi più prossimi, all'interno della città, di gran parte delle città, onestamente non sono in grado di dire quanto questo investa anche la città di Napoli, perché ne ho una conoscenza tutto sommato limitata, ma dicevo che gran parte delle città del nostro paese, ma non solo, certamente di tutte le città del nord globale, hanno visto il moltiplicarsi di quelli che sono stati un po' definiti anche in letteratura arredo urbano antibarbone. Qui non ho la possibilità di mostrarvi delle immagini, ma parlo di panchine con larghi braccioli in ferro per evitare che siano usate per sdraiarsi o dormire. Supporti inclinati sui quali ci si può solo appoggiare, ma non ci si può comodamente sedere. Scivoli collocati davanti alle soglie degli immobili per impedire che qualcuno si possa sedere. Quindi io vi invito veramente, magari quando camminate per la città, a prestare attenzione a queste cose, no? Perché tutto questo va a modificare evidentemente la configurazione della città, cioè questo arredo che viene appunto definito antibarbone assolve a una evidente funzione di deterrenza. Cioè questo arredo mira ad allontanare un segmento indesiderato di popolazione, ma al contempo agisce anche, sempre rispetto a questa popolazione, come dispositivo di umiliazione. È un richiamo costante all'ordine sociale che ricorda a quella persona che quello non è. Ecco, grazie Stefania, ecco che queste immagini bene illustrano questo arredo anti-barbone. Ecco, dicevo che questi arredi parlano a queste persone, gli dicono: questo non è il tuo posto, tu non appartieni al mondo del lavoro, tu non appartieni al mondo del consumo, e quindi sei invitato ad allontanarti da questo luogo. Ma attenzione, potremmo anche dire: ma questo riguarda i barboni, non ci riguarda. Noi persone con dimora non abbiamo il problema di dormire su quella panchina, perché disponiamo di un comodo letto sul quale riposare. Ma attenzione, questo è vero solamente in parte, perché questo va a trasformare lo spazio pubblico, lo spazio di tutti, uno spazio che perde in eterogeneità, perde quella sua dimensione pubblica, diventa sempre più uno spazio che è di pochi, uno spazio di persone simili,
E quindi si perde quella dimensione propria, costitutiva della città, che è l'eterogeneità. Quindi è quella dimensione lì che viene persa, che viene intaccata, è l'idea stessa di città che viene ad essere negata dal moltiplicarsi di questi arredi. Ma potremmo parlare anche, diciamo, dei centri commerciali da cui queste persone senza dimora vengono allontanati. Nel centro commerciale ci puoi stare solo e nella misura in cui consumi. Se non consumi, devi andare altrove. Vado molto velocemente, ma sempre nelle nostre città, e anche qui non conosco Napoli, ma forse anche Napoli da questo punto di vista non si sottrae, si sono moltiplicate negli anni le cosiddette ordinanze le cosiddette ordinanze sindacali, che vietano, ad esempio, l'accattonaggio, che vietano la richiesta di denaro, comunque il fermarsi in determinati luoghi, in particolare quei luoghi che sono attraversati prioritariamente dai flussi turistici, ad esempio, perché non è una bella immagine quella della città che dà di sé quella rappresentazione, cioè delle persone che vivono in strada. E quindi queste ordinanze minacciano costantemente, impongono, ingiungono alle persone di allontanarsi da determinati luoghi. Questo non è un luogo per te, questo è un luogo sul quale non devi sostare, magari ti devi spostare altrove. Quindi non è la persona in quanto tale che viene, come dire, sottoposta a questa ingiunzione, ma è la sua condizione di vita che risulta inaccettabile. Anche questo va a ridefinire l'immagine della città e la vita nella città. Ad esempio, noi qui a Bologna abbiamo, ad esempio, la questione dell'aperitivo. Adesso voi direte che c'entra, no? C'entra tanto, perché a fronte dei costi sempre più elevati delle birre o degli spritz, i ragazzi cosa fanno? Acquistano le birre direttamente nei negozietti a 1 euro, 2 euro, e poi se la bevono in strada. Bene, questo qui è fonte costante di contesa all'interno della città, e questa pratica viene fortemente stigmatizzata e a volte anche perseguita, perché non si può bere birra nella piazza centrale, la piazza centrale della zona universitaria, perché questo rappresenta un problema. Ecco, piccoli esempi, ma che ci mostrano quanto questa ridefinizione della città non tocca solo ed esclusivamente, in questo caso, le persone che vivono una condizione, appunto, di senza dimora, ma che investe una fascia di popolazione ben più ampia, ci riguarda tutti, evidentemente. E gli esempi che potrei portare sono tanti. Banalmente sono scomparse le fontanelle, forse a Napoli ne avete ancora qualcuno, ma vi posso assicurare che a Bologna sono del tutto scomparse, per cui se camminando hai sete devi necessariamente entrare in un bar e devi consumare. Tutta la città è costruita intorno al consumo. Passo velocemente al secondo ambito che mi ero in qualche modo dato, come sempre a partire dalla condizione delle persone senza dimora, ma a guardarla questa condizione dal punto di vista, diciamo, delle politiche e dei servizi pensati per queste persone. Allora, assumendo che comunque in questi anni tanto è stato fatto e tanto è cambiato rispetto anche a un recente passato, penso che come dato, ancora negli anni Ottanta, quindi parliamo di 40 anni fa, non parliamo dell'età moderna, non parliamo del tardo medioevo, ma
parliamo di 40 anni fa, per queste persone c'erano solamente delle strutture, delle istituzioni totali, c'erano ancora i dormitori. Voi a Napoli avete lo straordinario albergo dei poveri, che bene rappresenta, io credo, quello che era, diciamo, il luogo di contenimento della povertà e della miseria. Bene, sicuramente tanto è stato fatto, come dire, tanto è cambiato rispetto a quegli anni lì, rispetto anche solamente agli anni 80, agli anni 90. Ma ancora oggi molti degli interventi pensati per queste persone, che vivono una condizione di senza dimora, sono improntate da un lato da una logica della emergenza, per cui tutte le città, ad esempio, si sono dotate del cosiddetto piano freddo. Penso che anche Napoli sicuramente lo ha previsto, cioè posti aggiuntivi nelle strutture di accoglienza. Ma attenzione, si muore tanto di freddo quanto di caldo. Anzi, gli ultimi dati che noi abbiamo a disposizione ci dicono, proprio sono dati usciti proprio in questi giorni da Istat, che nell'ultimo anno c'è stata una crescita significativa dei decessi nel mese di luglio e agosto. Questo non per dire che il piano freddo non va bene, evidentemente che è sbagliato, assolutamente no, è giusto assicurare un'accoglienza, ma non si muore solamente di freddo. E peraltro, il freddo non si definisce certo un'emergenza. L'inverno da 2000 e passa anni arriva regolarmente, penso che ancora per tanti anni arriverà, anche se, come dire, l'inverno magari è un po' più mite, anche se vi confesso che l'ultima volta che sono venuto a Napoli è piovuto due giorni di pioggia e di freddo veramente, che a Bologna si stava meglio. Era in occasione del convegno dei sociologi e lì veramente ho avuto una pessima esperienza climatica di Napoli, perché io ero arrivato a Napoli molto leggero e mi sono trovato invece ad acquistare ombrello e attrezzarmi per affrontare il clima non certamente mite di Napoli in quei giorni di fine giugno. Dicevo comunque che tante cose sono state fatte, però sempre in questa logica dell'emergenza, una logica questa che pensa al senza dimora in prima istanza come un corpo e non come una persona. Quindi il corpo di che cosa necessita? Necessita di una superficie, magari di un letto, sul quale possa riposarsi. Necessita di una mensa in cui il suo stomaco in qualche modo possa essere riempito. Necessita di un indumento perché magari si possa riparare dal freddo, anche a Napoli. Ma certo è che la persona non si risolve nel corpo. Cioè, evidentemente è necessario che lo stomaco sia riempito, è assolutamente necessario che la persona possa riposare, è assolutamente necessario che il corpo abbia dei abiti adeguati per tutelarsi, ripararsi, assicurarsi e tutelarsi dal freddo magari eccessivo, ma il corpo non risolve la persona. Non risolve evidentemente la persona. E ancora oggi molti servizi si muovono esattamente in questa prospettiva, cioè di assumere la persona, cioè di ridurre il senza dimora a corpo e non pensarlo piuttosto come persona. E questo però ci porta a riflettere, cioè su una società, su una città che prevede per alcuni una piena inclusione e per altri, cioè che per alcuni saranno emancipati come persone e altri invece saranno emancipati solo ed esclusivamente come corpi. Ecco, a partire da questi due piccoli
esempi che vi ho portato, cioè ho cercato di dare corpo, mostrare quanto uno sguardo che arriva da più prospettive ci possa aiutare a comprendere un determinato fenomeno, in questo caso la condizione della persona senza dimora. Certamente uno sguardo, come dire, che assuma solamente una prospettiva ci aiuta a comprendere qualcosa, ma non ci aiuta certo a una comprensione piena di quella realtà che vorremmo conoscere, sulla quale magari vorremmo anche intervenire per generare dei cambiamenti e assicurare a tutti e a tutte una dignità che non sempre appunto a queste persone, in questo specifico, è riconosciuta. Penso di essermi attenuto ai tempi che mi erano stati indicati, quindi vi ringrazio ancora non solo per l'invito, ma anche per l'ascolto. Grazie ancora. Rimarrò Grazie. ovviamente a seguire tutta la vostra attività della giornata. Grazie mille a lei, professor Bergamaschi. È stato certamente nei tempi, ma soprattutto la sua relazione ci ha consentito di sottolineare un aspetto molto importante, cioè che i discorsi funzionano da specchio e quindi quando si fa un discorso su una certa realtà, si sta parlando anche in qualche modo delle altre realtà che non sono attenzionate in quel discorso, e quindi la questione delle persone senza dimora come una persona, come un discorso che ci riguarda molto fortemente rispetto a noi persone con dimora, e quindi un discorso che ci fa riflettere appunto sulle trasformazioni della città che viviamo probabilmente in maniera poco consapevole e che però sentiamo fortemente appunto sui nostri corpi. Appunto l'esempio delle panchine mi faceva pensare immediatamente ad un altro aspetto che toccheremo nel penultimo seminario di questo ciclo di seminari relativamente alla famiglia, no? C'è la possibilità che panchine di quel tipo non consentano, per esempio, a delle famiglie con bambini e con bambine di poter vivere lo spazio urbano a partire da una esplicitazione, diciamo, della loro relazione affettiva. Questo, per esempio, era un esempio che mi veniva in mente. E la ringrazio anche per aver sottolineato quanto nel secondo punto della sua relazione, rispetto alla logica dell'emergenza, quanto questa logica fa passare poi tutta una serie di azioni, ma anche di rappresentazioni sociali sulla città e sulla nostra vita, che poi restano in qualche modo a lungo, no? E quindi la questione del ridurre i senza fissa dimora a solo corpo è in realtà un discorso che riguarda non soltanto le persone senza dimora, ma riguarda tante altre, diciamo, persone, e in questi giorni con gli sbarchi dei migranti, anche quello è un altro esempio, però, che funziona da specchio. Parliamo di una parte della popolazione, ma in realtà ne stiamo parlando di tante altre. Oppure penso ancora ad un'altra questione che in questi giorni sui giornali ritorna costantemente, che è quella delle famiglie omogenitoriali, oppure delle donne che effettuano la gestazione per altri. Anche lì sembrerebbe che il discorso sia esclusivamente sui corpi intesi come corpi biologici. E quindi grazie tantissimo per le sue riflessioni, e passo adesso la parola alla professoressa Monica Madini, che è professoressa ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove dirige il Centro Studi di Pedagogia della Famiglia e dell'Infanzia. Oltre alle questioni di pedagogia dell'infanzia e delle famiglie, si è occupata di filosofia dell'educazione, di pedagogia scolastica e di pedagogia interculturale. Rispetto ai temi del nostro seminario, la professoressa Madini ha condotto diverse ricerche sulla relazione tra
tra spazi urbani e i diritti dei bambini e delle bambine, intendendo la città come un luogo in cui si possa condurre e, cito, una vita opportuna per i bambini e le bambine, più in generale per tutta la comunità, attraverso un dialogo che può unire appunto pedagogia, architettura, urbanistica e politica. E quindi ci sembrava appunto assolutamente il caso di invitarla a questi seminari, visto lo sguardo interdisciplinare, intersezionale che abbiamo voluto dare a questi seminari. Ricordo, a partire da questa ricerca, una pubblicazione del 2012 edita da Editrice La Scuola, Crescere nella città, spazi, relazioni, processi partecipativi per educare l'infanzia. Le do la parola, grazie mille. Grazie, grazie a voi per questo invito. Ringrazio il dottor Chello, ma anche la dottoressa Ferraro, però un saluto caro anche al professor Corbi, un ringraziamento al professor D'Alessandro. Grazie anche a tutti i presenti e anche ai colleghi che vedo presenti. Prima di iniziare, un piccolo ringraziamento anche al professor Bergamaschi, perché ha presentato un tema di cui mi sto occupando molto in quest'ultimo periodo, che è proprio quello di senza fissa dimora, e sto portando avanti anche come consulenza sul Comune di Brescia dei progetti di Housing First, e quindi proprio il tema del corpo e della casa, e stiamo ripensando anche approcci di integrati di medicina di strada, ma nella prospettiva di restituire la dimora, non soltanto di lavorare in emergenza. Quindi stiamo ripensando anche spazi della città come spazi abitativi e restituzione di case in una forma diversa, perché queste persone hanno anche il diritto di abitare nella città secondo modi e forme che sono tipiche anche di chi non necessariamente sceglie di avere come dimora una singola dimora, ma un'intera comunità, perché c'è anche un'idea di abitazione molto bella, molto ricca, feconda, pur nella marginalità ci insegnano anche un modo di abitare più flessibile. Quindi grazie, grazie davvero, perché in questo periodo ho particolarmente a cuore questo tema. Se possibile, io ho preparato una presentazione attraverso immagini, perché ho pensato allora, ma soprattutto al tema, e perché quando parliamo di aspetti spaziali credo che non c'è nulla come la rappresentazione visiva che ci aiuti anche a comprendere. Vado un attimo quindi in condivisione e vi chiedo cortesemente di dirmi se vedete un attimo che carico. Allora, provo a caricare una singola finestra o la scheda, vediamo cosa mi consente di caricare. Allora, la finestra no, quindi proviamo con una singola scheda. Sì, forse preferisco. Sì, però non vede, un attimo solo, vi chiedo solo un attimo di pazienza, perché non capisco come. Forse mai. Deve prima aprire il PowerPoint. Esatto, l'ho aperto. E poi, ok. Infatti, vediamo se ora riesco a caricare, è anche un po' pesante, quindi forse sono anche le immagini che rendono. Ok, dovremmo esserci. Vi chiedo se vedete. Sì. Perfetto. Sì. Perfetto. Sì. Benissimo, parto subito dal dire che quando accostiamo lo sguardo pedagogico al tema della città in generale, dello spazio, parliamo di un tema davvero importante per la pedagogia e per l'educazione, perché in fondo ogni relazione educativa possiamo dire essere spazializzata, non soltanto perché ogni relazione educativa è contenuta in uno spazio, ma perché le relazioni, e lo abbiamo già appreso dalla bellissima relazione precedente, le relazioni connotano lo spazio. E quindi cosa possiamo dire rispetto alle città di oggi? Siamo in un contesto che sicuramente presenta delle contraddizioni, soprattutto quando pensiamo alla città. Contraddizioni a volte anche molto laceranti, perché tanto sul piano individuale quanto sul piano più collettivo e sociale, comunque le città oggi presentano aspetti davvero contraddittori, dicotomici e comunque anche critici.
però io ritengo che la città rappresenti comunque, possiamo in qualche modo definire, un orizzonte insuperabile per l'uomo, perché gli uomini realizzano la propria umanità nelle città, pur nelle loro miserie, ma anche nelle loro grandezze, le città sono ancora, a mio avviso, i luoghi dell'umano. Ma soprattutto guardo alla città con uno sguardo pedagogico. La città è qualcosa in divenire, non è mai uguale a se stessa. E così è l'educazione. La pedagogia è la scienza del divenire, la scienza del cambiamento. E quindi c'è questa parola che accomuna tantissimo l'ambito urbanistico, ma in generale il tema della città con lo sguardo pedagogico, perché sono mondi in cambiamento. Sia la città che l'educazione stessa. Alcuni cambiamenti sono più visibili, altri invisibili, ma è un costante cambiamento. E allora molto brevemente provo a guardare i cambiamenti di oggi della città. Cambiamenti che avvengono purtroppo a volte nel male, quindi non sono cambiamenti che hanno anche un segno positivo per le città. Ho provato a partire dalla vostra città di Napoli, che vive come tante altre città un fenomeno che viene definito gentrificazione. Questi sono quei cambiamenti che non sempre fanno bene alle città, anzi a volte come compare anche come opposizione sui muri delle città che chiedono no gentrificazione. Che cos'è la gentrificazione? Quando è l'insediamento all'interno di quartieri che molto spesso sono popolari e spesso sono abitati da studenti, da artisti o comunque in generale da persone a basso reddito, che vengono riscoperti da altri gruppi di persone, che vengono richiamati da quelli che oggi i giovani chiamano un po' la coolness, cioè sono attrattivi, hanno quel sapore un po' bohemien, e che cosa fanno questi nuovi utenti che non sono quelli originari? Hanno dei mezzi economici che consentono loro quindi di comprare appartamenti, edifici, aprire nuovi locali, ristrutturare, e cosa succede? I prezzi degli immobili iniziano a salire e questo accade peraltro in tempi molto brevi, e quindi in tempi brevi aprono altri edifici che sostituiscono gli edifici precedenti, altre attività e negozi che sostituiscono quelli precedenti, aprono nuovi locali, aprono nuove attività e tutto questo accade sempre più in tempi molto brevi. E quindi che cosa accade? Che gli abitanti che hanno costruito tutto il proprio stile di vita intorno ad elementi culturali tipici, ma anche in modo anche molto creativo, e quando si parla di Napoli davvero in modo molto creativo, hanno costruito un modo proprio di abitare quegli spazi, di fatto poi vengono espulsi da questi stessi spazi che peraltro hanno contribuito loro a creare, che vedono sottrarsi e peraltro modificarsi. E questi tempi della gentrificazione un tempo accadevano molto più lentamente, c'erano anche tempi più lunghi attraverso i quali coloro che erano i vecchi abitanti vivevano accanto ai nuovi abitanti e quindi c'era anche maggior contaminazione. Oggi invece tutto questo accade velocissimamente. Pensiamo anche al fenomeno di Airbnb o a queste, come rappresentato nell'immagine, nell'ultima immagine che trovate alla base della slide, all'arrivare di catene commerciali che in qualche modo sostituiscono i negozietti e rendono le città uguali a se stesse in qualunque angolo del pianeta, diciamo così. E quindi sicuramente questi territori che si fanno brand raccontano cambiamenti che non fanno bene alla città. Però io voglio parlare anche di cambiamenti che fanno bene alla città, e anche queste sono immagini che ho preso dalla vita di Napoli e dal modo con cui spesso voi dovete insegnare a tante città, e parlo da bresciana, a noi dovreste insegnarlo come si abita la città, perché ci sono anche cambiamenti o resistenze e resilienze importanti che aiutano la città pur nell'evoluzione a mantenere il proprio senso, perché ci sono persone, gruppi, cittadini che non smettono di evitare lo spazio comune, che decidono di continuare a stare con l'altro, a conoscere l'altro, che decidono di non far finta di niente, quindi di rinchiudersi. E quindi sono attività che possiamo definire come attività ispirate alla costruzione di legami,
di legami tra le persone, tra le generazioni, tra i generi, tra i gruppi, tra i popoli. E quindi esso è un modo di abitare la città che dà vita a delle pratiche che sono sia materiali ma anche molto immateriali, perché sono fatti di incontri, di feste, di legami, che però si prendono del tempo. E si danno del tempo, e danno anche alla città del tempo per poter consentire i legami di continuare a vivere, soprattutto per intessere relazioni, perché per intessere relazioni serve tempo. E quindi quei cambiamenti, che, o meglio resilienze, che consentono alla città di essere ancora luoghi simbolici, ma soprattutto luoghi relazionali. E quindi c'è oggi tanta parte di popolazione, ma anche nuova parte, nuova popolazione, penso anche al modo di abitare le città di chi viene da esperienze con un background migratorio, che hanno una propensione molto diffusa e più diffusa all'uso informale dello spazio, ad abitare le piazze, le strade, i cortili, e che quindi restituiscono anche un'autenticità relazionale alle città, con le loro provenienze anche geografiche, culturali variegate, stili di vita alternativi, e quindi che contribuiscono a far cambiare la città da un punto di vista estetico, dal punto di vista simbolico, ma che restituiscono sapore di legami e di relazioni comunque alla città. E quindi questo tipo di cambiamenti che accompagnano nuovi flussi relazionali della città, ma nel bene, mi portano ad andare subito un po' al cuore del messaggio anche pedagogico che volevo dare, cioè ricostruire una cultura incentrata sull'uomo e sulle relazioni, e trasformare quindi anche in possibilità, in occasioni, diciamo così, tutte quelle possibilità che le città possono ancora dare. Perché credo che finché l'abitare, questo è un po' il tema, continui a conservare e riesca nonostante tutto a conservare il proprio senso, e quindi anche l'abitare nella città mantenga il proprio senso, che possiamo dire in qualche modo legato all'essere polis, cioè all'essere comunità, cittadini di una comunità, e a vivere la città anche come il luogo in cui abitiamo, in cui abbiamo una dimora, in cui abbiamo una casa, allora le città possono ancora modificarsi, pur nelle contraddizioni, mantenendo un senso. E ce lo insegna Heidegger. Ho usato questa immagine un po' più simbolica per richiamare questo messaggio che Heidegger ci ha consegnato, e che rappresenta un po' ancora un faro, anche un orientamento quando si pensa al senso dei luoghi. Io ho indagato a lungo il senso dell'abitare nell'infanzia attraverso tante ricerche, e sempre più ho riscoperto anche il valore di questo pensiero heideggeriano, che ci ha insegnato a vedere che l'uomo come un animale che abita. Tutti abbiamo il bisogno, il desiderio di abitare da qualche parte, che ha un bisogno di casa, che poi lo codifichiamo come una singola casa, con un certo tipo di casa, con un modo di vivere una casa, anche in modo inedito e alternativo, però casa è un luogo dove sentirsi protetti e dove soprattutto coltivare affetti, legami. E quindi, peraltro, Heidegger abbina il concetto di abitare al concetto di costruire. E quindi se costruire rispecchia questo senso più umano dell'abitare, allora l'abitare, costruire, va oltre la semplice casa, ma esprime la possibilità di dare agli uomini l'occasione di stare sulla terra, di vivere la propria vita, perché l'abitare, torno a dire con Heidegger, è il modo in cui i mortali abitano la terra, stanno sulla terra. Tuttavia oggi c'è un rischio, perché questo tema del costruire legato all'abitare sta un po' scivolando di mano, nel senso che non sempre il costruire è abbinato e accompagnato da una ricerca di senso sull'abitare. Si perde di vista la ragione profonda, ultima, in qualche modo esistenziale dell'abitare, e quindi il costruire diventa un atto consumistico, consumo di suolo, consumo di risorse, consumo di legami, consumo di cultura, è un consumare e spesso quindi un azzerare e un distruggere.
Oggi le città, e sicuramente il professor Bergamaschi lo può dire meglio di me, sono davvero sottoposte ad un eccesso forse di pianificazione. E cosa succede nel momento in cui la città, che l'uomo ha costruito, perde proprio questa capacità di essere un elemento di esistenza, di divenire un luogo per crescere? Cosa succede quando si innescano questi processi di estraniazione tra il costruire e l'abitare? Succede che cambiano poi i nostri sguardi o comunque le rappresentazioni della città e l'impatto che la città e i suoi spazi e queste sensazioni di estraniazione hanno su di noi modificano anche i nostri stessi sguardi, il nostro stesso vivere in qualche modo. E quindi non è indifferente il fatto che oggi ci siano troppi spazi uniformi che non consentono alle diversità di emergere, di abitare, di avere casa. Sono spazi privi di punti di identificazione. L'eccessiva pianificazione rischia di sottrarre gli spazi di identificazione, che sono quelli che si costruiscono quando non c'è la pianificazione, ma c'è l'abitare spontaneo, informale, che nasce dal vivere stesso e dall'abitare stesso gli spazi. E quindi il rischio è di avere degli agglomerati urbani e non più delle città, dove le strade sembrano tutte le stesse, i negozi sembrano tutti gli stessi, le case sembrano tutte le stesse, le piazze smettono poco a poco di essere luoghi di incontro tipici, unici, perché il modo con cui vengono abitate le strade e le piazze a Napoli non è quello di Brescia, ma c'è una bellezza incredibile nel modo con cui viene realizzato ciò a Napoli. Eppure questi processi sono sempre più diffusi, pervasivi, invasivi. E questo genera poco a poco la sensazione di, per l'uomo, di trovare sempre più difficile riconoscersi nella città. Possiamo dire, sempre riprendendo Heidegger con l'espressione di prima, potremmo dire che diventa sempre più difficile abitare la città. E non voglio però essere pessimista, e quindi faccio a voi questa domanda retorica per dare poi un'altra risposta. Dobbiamo allora forse ritenere che allora oggi le nostre città metropolitane non consentano più un abitare degno per l'uomo, degno dell'uomo? Assolutamente no, non lo penso. Ci sono tendenze che sento, colgo, raccolgo attraverso le ricerche, non ultima quella che da diversi mesi sto facendo con i Senza Fissa Dimora. Io credo che ci siano delle tendenze sicuramente in atto, ma vedo anche delle sfide, quindi tendenze sicuramente critiche, escludenti, in qualche modo alienanti, ma vedo anche delle sfide in tutto questo. Credo che possiamo provare a mettere in atto un altro sguardo, o quantomeno che dobbiamo farlo, questo almeno è lo sguardo educativo, che parte dal presente per lavorare sul poter essere. E io penso che soprattutto oggi sia importante il contributo dell'educazione, il contributo della pedagogia, perché la qualità della vita delle persone nella città può essere davvero cambiata, questa qualità, da una cultura educativa che solleciti e inviti a trasformare le città attraverso le relazioni, attraverso sguardi nuovi, attraverso pratiche inedite. Penso che sia decisiva davvero oggi una cultura educativa che poi diventa anche formativa. Fra l'altro la parola cultura viene da colere, da coltivare, e sempre nel linguaggio heideggeriano il coltivare è anche un avere a cuore, un aver cura. Ecco, io penso che la cultura educativa, una nuova cultura educativa, possa essere la strada per tornare ad aver cura. E allora aggiungerei, insieme al costruire e all'abitare, l'aver cura. E credo che questo allora restituisca un senso autentico all'abitare come aver cura. E abbinerei allora l'abitare al custodire, al prendersi cura. E questa cosa la possiamo fare tutti,
E qua sta la bellezza della sfida educativa. Non possiamo solo coinvolgere e a volte colpevolizzare urbanisti, assessori, tecnici, specialisti, perché l'aver cura e il custodire implica tutti noi ed è per questo che è importante l'educazione. E da qui in poi vi racconto quello che le ultime mie riflessioni attraverso degli albi illustrati. Sono pagine che ho preso da albi illustrati che uso molto quando faccio progettazione partecipata con i bambini e che ho imparato ad utilizzare perché credo che l'albo illustrato e soprattutto lo sguardo dei bambini sia potentissimo per poter ripensare la città. E quindi questi ultimi messaggi che vi lascio come messaggi profondamente educativi e come consapevolezze che ho maturato dopo tanti anni di lavoro e di progettazione partecipata con bambini, famiglie, penso di poter restituire loro tutto ciò che mi hanno insegnato attraverso queste immagini che hanno un forte potere evocativo, più delle parole che forse userò per spiegarvi questi concetti. Ecco, guardando anche questa immagine di una metropoli, di una città, dove però c'è una bambina che decide di guardare una colomba. Perché? Perché io penso che oggi dobbiamo davvero percorrere questa strada, educare ed essere per primi ciascuno di noi capaci di aver cura della propria città. Penso che in questo aver cura e custodire possa essere una strada per fare in modo che non si spenga la vocazione di polis della città. Essere parte di una comunità e fare la propria parte per questa comunità, per i luoghi dove abitiamo e dove abbiamo la nostra casa. E quindi la città è un luogo che dobbiamo custodire. Custodire perché è il luogo dove si è sedimentata la storia di chi è venuto prima di noi, ma anche la nostra storia e l'attesa per chi verrà dopo di noi. E credo che l'indebolimento di qualsiasi legame comunitario rischi di rendere le nostre città delle città incustodite, non in un senso di controllo poliziesco, non questo senso di incustodito, ma incustodite nel senso del custodire degheriano, cioè dell'aver cura. Le nostre città oggi sono incustodite perché abbiamo smesso di averne cura. E invece la strada è proprio quella di tornare a prendersi cura degli spazi, ma prima ancora e più ancora prendersi cura dell'umano che c'è in quegli spazi. Perché gli spazi, torno alla mia premessa, esprimono relazioni, ma soprattutto le relazioni abitano gli spazi, li modificano e danno senso e sostanza agli spazi. E quindi penso che prendersi cura dell'umano che c'è negli spazi sia un modo per prendersi cura degli spazi stessi. Prendersi cura dell'umano che abita le nostre città in tutte le forme dell'umano, ma veramente tutte. L'umano in tutte le sue forme sia un modo per prendersi cura della nostra città e delle nostre città in tutte le sue forme e quindi di abitarle. Non dobbiamo pensare che ciò che accade oggi alle città in termini di esclusione, discriminazione, segregazione e quindi anche di alienazione rappresenti un destino ineluttabile. Penso invece che rappresenti una sfida educativa per guadagnare una nuova consapevolezza, di guardare con nuovi occhi la città e l'umano che abita la città. E allora la città penso che oggi rappresenti un banco di prova, così almeno io la vivo, come un banco di prova privilegiato, fortissimo, potente, per mettere alla prova le nostre vere convinzioni, quelle più profonde, sul vivere stesso, sull'abitare. Dobbiamo imparare a guardare la città con uno sguardo pedagogico, in questo caso, che sappia anche farsi promotore di una cultura che racconta che ci sta a cuore la città, che amiamo la città e amiamo l'umano che abita nella nostra città, ma anche che siamo disposti ad impegnarci e forse anche a batterci per questo umano. E quindi ricostruire un tessuto urbano
a misura d'uomo, che sappia sempre di più valorizzare i capitali relazionali, umani, aggiungo i capitali educativi. Una cultura in cui tanto i singoli quanto i gruppi siano in grado di abitare. Ecco, credo che sia questa un po' la carta vincente. Conferire una qualità umana ai nostri stili di vita e guardare le nostre stesse città con lo sguardo di chi intende prendersi cura di queste città e di rimanere quindi anche più umani nelle nostre città. E mi è venuto in mente, mentre preparavo questa relazione, questi libri che forse abbiamo visto tutti da bambini, che io personalmente ho amato tanto e vedo che i bambini amano ancora tanto, queste scene di città, dove bisogna cercare il particolare, il cerca-trova, i cosiddetti Villenbuch, dove bisogna cercare e trovare il personaggio, il particolare. E sono libri meravigliosi perché raccontano di una vita, di comunità, di una città abitata, di un luogo dove tutti hanno un posto, abitano secondo il proprio essere, questo stesso luogo. Ecco, quindi individui e gruppi, in una comunità, scene di comunità, che dicono di una città che sa rispondere al bisogno di radicamento delle persone. Ecco, io penso che oggi dobbiamo andare in questa direzione, recuperare attraverso la cura per l'umano, restituire il bisogno di radicamento, recuperare la capacità di rispondere alla necessità che tutti abbiamo di sapere di avere un posto, di poter abitare, di avere un luogo e di essere qualcuno all'interno della città. E quindi sbloccare, mi viene questo termine, sbloccare tutti quei processi che sono invece basati sul controllo, sulla paura, sulla stigmatizzazione, per accedere e attivare delle dinamiche che sono invece più improntate alla fiducia, alla cura, alla solidarietà, alla condivisione, forse possiamo dire alla costruzione di un bene comune. E penso che oggi questo sia particolarmente importante, soprattutto se guardiamo alle antiche e nuove vulnerabilità che la città accoglie ma nasconde, che cerca di non farci vedere ma che invece dobbiamo vedere, a partire dai bambini per arrivare alle famiglie, ai senza fissa dimora e a tutti coloro che vengono stigmatizzati o nascosti e resi invisibili nelle città. Ecco, la città oggi ha proprio bisogno di tornare ad essere quel luogo in cui si sta accanto, in cui la vita può trovare spazio, e quindi uno spazio di vita, la città come spazio di vita. Ha bisogno però tutto questo, perché si realizzi, del contributo di ciascuno di noi, e c'è bisogno che come educatori ci si impegni a coltivare intenzionalmente questo approccio ai luoghi del vivere e dell'abitare secondo la modalità della cura dell'umano. Mi fermo con questa immagine perché è un'immagine molto bella che racconta di quanto la casa sia luogo di protezione, di cura e come ognuno abbia un proprio modo di raccontare la casa, di vivere la casa e che quindi la città sia quel luogo in cui ciascuno ha diritto di avere dimora, secondo i propri modi di pensarsi dentro una dimora, secondo i propri significati. In fondo la città è sempre stato il luogo del coesistere di diversi modi di abitare. E credo che questo sia oggi importante riconoscerlo, tornare a riconoscerlo, ma soprattutto perseguirlo intenzionalmente. Grazie, chiudo con questa immagine di un bellissimo albo illustrato che racconta di questa capacità di guardare le luci della città e non soltanto le ombre. Grazie. Grazie davvero, professoressa Madini, e prendo diciamo una delle immagini che lei ci ha proposto, in particolar modo quella della bambina alla finestra che guarda il piccione, perché mi sembrava esemplificativa di ciò che
ci ha raccontato in questo pomeriggio, cioè uno sguardo invisibile, uno sguardo estraneo, solitamente quello dei bambini e delle bambine, che però è uno sguardo di cura e quindi è uno sguardo che custodisce la relazione e che quindi risignifica, dà senso agli spazi e che quindi rende quel paesaggio urbano che era un po' un paesaggio di consumo, no? Vedevamo dietro le industrie, le fabbriche, luoghi molto affollati da abitazioni e quindi la città come consumo più che come relazione, ma quello spazio sembrerebbe appunto ridar vita e significato, cioè quello sguardo, mi scusi, sembrerebbe ridar vita e significato a quello spazio e quindi sembrerebbe ridare all'abitare quel suo significato costitutivo, cioè del costruirsi e quindi del formarsi. E quindi mi sembrava un'immagine esemplificativa quella che ci ha proposto. Grazie. Scusatemi, posso chiedere un'informazione? Sì, certo. Rosanna Terralavuro, buonasera sì. A tutti. Volevo chiedere un contatto alla prof, perché mi interessa molto il suo ambito di insegnamento. Quindi sarà possibile avere un contatto della prof? Metto in chat, sì, lo metto grazie subito mille. In chat. No, grazie a lei, Rosanna. Grazie mille, grazie. Nessun problema, volentieri. Buonasera. Grazie davvero alla professoressa Madini, ma grazie anche a Rosanna Terralavoro e andiamo alla relazione di Pasquale Liguori che, come ricordavamo in apertura, è un fotografo che fotografa principalmente contesti di edilizia residenziale pubblica e i bordi della città, quindi gli spazi diciamo più periferici della città e quindi il suo lavoro è un vero e proprio studio sui luoghi e sugli assetti territoriali dove la presenza umana viene raccontata attraverso le sue tracce più eloquenti in maniera originale a metà appunto tra arte, reportage e ricerca sullo spazio urbano. Ricordo due sue pubblicazioni, Borgate e Impasse, che raccolgono le sue riflessioni sui lavori e poi autore di saggi riguardanti la periferia e la fotografia urbana e sociale. Ringrazio Pasquale Liguori e gli cedo la parola. Grazie, buonasera, mi sentite? Sì, okay. Sì. Sì, perfettamente. Grazie, sono io a ringraziarvi. E sono onorato di far parte di questo panel. Poi per me è un piacere particolare, voi la gran parte della audience è a Napoli. Io sono napoletano, come nel film di Troisi, un napoletano emigrante, però insomma vivo a Roma. E io prima di cominciare desideravo tanto ringraziare l'Università Sor Orsola Benincasa e faccio un saluto e un ringraziamento al rettore, al direttore di Dipartimento Corbi, ma soprattutto lasciatemi ringraziare la professoressa Ferraro e il professor Kelly che mi hanno voluto qui stasera. Io sono in realtà, adesso vi dico questa, perché io sono un farmacologo in realtà e mi occupo di materie sanitarie, insomma, da sempre. Però ho praticato la fotografia da piccolo e quando ho iniziato c'erano le macchine a pellicola, insomma, poi mano a mano ci siamo evoluti e utilizziamo indifferentemente, non faccio guerre di religioni tra analogico e digitale, certo il primo amore non si scorda, ma insomma diciamo utilizzo le tecniche in maniera indifferente. Sono stato preceduto da due relazioni bellissime. E quello che mi ero posto come compito era di dare uno spaccato esperienziale, insomma, di quella che è un po' l'attività di un fotografo che si occupa di quello che è stato già detto prima di me, del bordo urbano della periferia. Io ho una presentazione e provo a condividerla.
Non so se riesce. Sì, la vediamo. La vediamo, la vediamo. La vedete? Ok, allora un attimo solo che la metto a tutto schermo. Ok, intanto il titolo che avete dato a questo ciclo di seminari è veramente straordinario, mi è piaciuto tantissimo. Città, comunità, quindi il comune, educazione. La professoressa che Amadini mi ha preceduto parlava di prendersi cura, no? Facendo i riferimenti anche ad Heidegger. Io diciamo che approvo totalmente questa impostazione nella mia operatività fotografica del bordo urbano e aggiungo che sia importante anche come comunicare la città. Io mi occupo sì sicuramente di contesti di edilizia sociale e ho lavorato parecchio nelle principali città italiane. Mi sono occupato però poi per la verità anche in profondità dell'edilizia pubblica nell'ex blocco sovietico e, benché insomma i miei due lavori e progetti più importanti riguardano uno studio sulle borgate ufficiali, cosiddette ufficiali, ma sarebbero le borgate storiche di epoca fascista istituite durante il ventennio qui a Roma, dove mi trovo, e Empass che è un parallelo di edilizia pubblica tra Corviale, che è un distretto diciamo romano, quindi ex legge 167, e Marzahn, che è una periferia della ex Berlino Est. Il compito di queste mie slide, darvi appunto un correlato esperienziale, poi magari mi piacerebbe tanto anche di dare uno stimolo a chi vuole occuparsi di fotografia a fare una riflessione ulteriore sul come farla, che mezzi utilizzare, ma come comunicare, possibilmente parleremo di fotografia urbana e attraverso quali canali, a chi, insomma. Io credo che prima di ogni incursione, insomma, in alcune metodologie, ma non faremo, insomma, riferimenti, non parleremo di technicalities, andremo sui concetti che ci sono dietro, è importante un po' prendere confidenza con le dimensioni di questo campo di gioco. Cioè, io mi voglio occupare del bordo urbano, innanzitutto perché, e poi in che contesto, e come muovermi, e che rapporto avere tra il fotografo e l'ambiente, e cosa comunicare e a chi. Il bordo urbano, lasciatemelo dire, qui prendo a prestito qualcosa che mi viene dalla cultura, diciamo, biologica, come ogni membrana, è la frontiera, se vogliamo, ma non è un confine netto. Io credo, prima il professor Bergamaschi parlava di uno spazio che perde in eterogeneità, perché diventa uno spazio per pochi e per simili, e anche la professoressa ha molto fatto riferimento a una civiltà del consumo, anche del consumo di spazio. Le membrane sono il luogo per eccellenza dei tanti e dei diversi. Quindi la periferia, cosiddetta periferia, seppur slabbrata, seppur ovviamente anche molto spesso degradata, vediamola non tanto su quello che purtroppo è stato fatto male, vediamola anche in chiave di potenziale di divenire. Quindi la fotografia urbana, a mio modo di vedere, deve porsi dei punti di domanda prima di porre dei punti di conferma, che onestamente, insomma, lasciano un po' il tempo che trova. È importante stimolare una riflessione.
Ora però sulle dimensioni del campo di gioco c'è da fare subito, insomma, un riferimento. Che cosa si intende per città, insomma, perché io qui adesso non oso indossare i panni dell'urbanista o del pianificatore, però diciamo che sicuramente, almeno nel mondo occidentale, poi dal Medioevo in poi, comunque per città si è sempre inteso un qualcosa che delimitato entro certi in determinate aree contenesse delle sinergie, dei traffici, delle cooperazioni, e in un qualche modo la città ha avuto sempre questo bordo piuttosto, diciamo così, rigido quando si è costituita, almeno per certi scopi e per certe modalità dell'abitare. Poi, da un punto di vista demografico, per città che cosa si intende? Il fotografo deve porselo questo, perché per città abbiamo centri da 10.000 abitanti, come potete leggere, fino alla grande area metropolitana di Tokyo che raggiunge 40 milioni di persone. Quindi anche questo è una dimensione necessaria, indispensabile, che bisogna tenere in considerazione, perché quando si comunica fotograficamente o per immagini la città, bisogna far riferimento a che quella immagine possa contenere quei rapporti struttura-ambiente, struttura-uomo, quegli interstizi, quelle tracce che siano rappresentative e che possano in un qualche modo dare senso al fatto stesso che si sia deciso di fare quella fotografia. Quindi io sicuramente il primo messaggio, pensare la fotografia, insomma, quindi è molto saggio, quando si vuole affrontare un tema di fotografia urbana, fare un lavoro di ricerca metodologico e secondo me di progetto. Ecco, questo insomma è un primo messaggio che sento di poter mettere così sul tavolo della discussione. Oltretutto, noi parliamo anche della parte ormai più imponente da un punto di vista demografico del globo, perché lo vedete, più del 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane, e vedete un po', nella previsione nel 2050 questa popolazione mondiale per il 70% si concentrerà nelle aree urbane. Seconda dimensione importante. E noi parliamo di fotografia, ma per immagini è calcolato che più o meno ci passiamo l'80% del nostro tempo, perché nel cyberspazio, così se si può dire, che è fatto di immagini, ormai dedichiamo gran parte della nostra giornata. Queste sono statistiche un po' datate, ma insomma il trend è molto chiaro. Vedete questi cerchi cerchi appena abbozzati, che vi fanno vedere come nel corso del tempo anche i mezzi che vengono utilizzati per fare fotografia abbiano, diciamo così, avuto delle tendenze quantitative molto differenti. Vedete come l'uso del cellulare è praticamente debordante, ecco. Parliamo di bordi qui, insomma, e supera di gran lungo l'utilizzo delle fotocamere, le quali invece diventano sempre più un oggetto, insomma, utilizzato da chi è realmente appassionato, dai professionisti. Ma un cellulare a tutti gli effetti produce fotografie, lo sappiamo bene, e non solo, molto rapidamente permette di diffonderle, e quindi questa è una seconda dimensione molto importante, e volevo anche farvi riflettere su questo. Se questo è un dato, a gennaio 2022 la Terra è popolata da 8 miliardi di persone, ma guardate un po', ci sono quasi 7 miliardi di smartphone in giro, e sono stato buono con questa media, si fanno 10 fotografie in media al giorno. Se così fosse, noi produciamo sul pianeta Terra 67 miliardi di immagini al giorno,
vale a dire che in un anno, non saprei nemmeno leggerlo questo numero, ma comunque siamo intorno ai 24.000 miliardi di immagini. Sono dimensioni di cui bisogna tener conto. E mi servono perché vi faccio vedere una fotografia di un autore russo, Petr Antonov, che ho il piacere di conoscere, e tra l'altro un russo che ha fatto dei lavori qui, insomma, al confine, cioè nella zona per la verità tra Russia, Bielorussia e Ucraina lui lavora, e onestamente questa è una fotografia che è estrapolata da un suo lavoro molto interessante, che contiene una miriade di informazioni. Se vogliamo la possiamo anche un po' leggere come la professoressa ci faceva vedere nei Windmill, no? C'è una città molto animata con tante attività umane, insomma ci sono tante informazioni. Eppure vi faccio una domanda, ma quanti like riceverebbe questa fotografia? Probabilmente pochi, non è certamente una immagine che è esteticamente, insomma, come dire, vicina al cliché dei grandi lotti di mi piace che circolano in giro. Chi andrebbe a mettere like a questa foto? Il parente, l'amico, la persona a cui può interessare, pochi, oppure sono quei like che sono atti dovuti, no? Quei like che se uno non lo mette l'altro si dispiace, oppure quei like politici, insomma, relazionali, io li chiamo così, che servono per lanciare messaggi, insomma, in codice, insomma, per dire, è un'immagine di grande insomma, attività umana che francamente attraverso il canale dei social e attraverso quello che è il cliché dell'estetica comunicata della città comunicata attraverso i social riceverebbe pochi like, penso questo. Quanto questa fotografia sia realmente ben contestualizzata ed efficace sui social è appunto una domanda che il fotografo si deve porre. Onestamente, probabilmente alcuni dei canali social non sono sempre così, diciamo, idonei per un certo tipo di comunicazione, e il fotografo urbano deve fare in modo che, visto che comunque la società è globalizzata, è inutile far finta che non esistano questi canali, di potersene servire produttivamente nella maniera migliore possibile. Ora, chiaramente una fotografia comporta sempre delle scelte su cosa metterci dentro, cosa escludere per raccontare quello che accade intorno, e insomma la scelta del fotografo, anche il discorso autoriale, se vogliamo, anche l'originalità della fotografia risiede molto in cosa includere e cosa non includere. Però io credo che, insomma, la fotografia urbana debba rispondere a dei requisiti di attività, di proattività, e quindi sicuramente bisogna porsi anche una profonda riflessione, fare progetto, perché ecco, scattare una foto così senza contestualizzarla in un lavoro un po' più di ampio respiro probabilmente farebbe decadere l'importanza della comunicazione della città attraverso la fotografia urbana. Io la chiamo la fotografia della prassi, cioè una fotografia che sia, insomma, legata a una possibilità di attivismo fotografico. Consiglio ovviamente, per chi voglia avvicinarsi ai temi, la lettura di Sulla fotografia della Sontag, che comunque, io qui ho estrapolato alcuni passaggi, ma semplicemente per dire che in ogni caso la fotografia è ciò che di mimetico, intendendo il supporto fotografico, si avvicina di più a qualcosa di reale, di vero, insomma, quindi lo dobbiamo tenere in considerazione. Tra l'altro io faccio un rapidissimo riferimento storico alla fotografia, perché la prima fotografia in assoluto che sia mai stata scattata non era un selfie, era un'immagine di città.
la vedete qui sulla sinistra, poi c'è Daguerre che comunque, insomma, Daguerre da cui daguerrotipi, no? I primi supporti su cui si stampavano fotografie, sono immagini di città. C'è una storia della fotografia urbana che è molto importante e di cui non si può fare a meno di conoscerla se si vuole affrontare in maniera consapevole la fotografia urbana e il tema di come comunicare la città. Jacob Reis fece dei grossi lavori, stiamo parlando, vedete, ho riportato delle date, ma sugli immigrati negli Stati Uniti. Lewis Hein faceva dei lavori nelle fabbriche, quindi le persone che venivano sfruttate, e fu il primo non solo a far luce, nel senso la fotografia significa scrivere con la luce, no, dal greco, però a far luce, a mettere in evidenza il problema sociale all'interno della metropoli che si popolava anche di proletariato, sottoproletariato, sfruttamento e altro. Poi ci sono autori come Agee che ha indirizzato anche il fotografo a coltivare la catalogazione, quindi il rapporto delle immagini tra di loro. E con Walker Evans andiamo ancora a un concetto più avanzato. Qui c'è sì il bordo dell'America che dall'agricoltura, dall'epoca insomma meno industriale passa a quella più industriale. E quindi anche molto importante, questo è un messaggio che sento di poter inoltrare, non ricercare necessariamente l'effetto nella fotografia, la bellezza a tutti i costi, però proprio di guardare in faccia la realtà per quella che cos'è. E in una fotografia urbana non esistono scale di importanza, meno importanza, è tutto molto importante. E quindi lui, sì, vedete questa foto nell'angolo, no? Una foto di vita urbana abbastanza, come dire, apparentemente un po' anonima, in realtà, insomma, lui con i suoi lavori fece un forte approfondimento sul rapporto tra l'uomo e la città, e la città che cambiava, la città che diveniva brandizzata, ovviamente non parliamo di una città con aree gentrificate, ma comunque si iniziava a respirare anche un cambiamento nel colore, nell'impatto visivo, nella funzionalità delle città. Volevo anche fare un riferimento, perché credevo che potesse essere utile per chi ascolta e si è incuriosito, su una distinzione tra quella che viene chiamata più comunemente street photography e la fotografia urbana. E qui lo strumentalizzo un poco questa divisione, perché francamente, insomma, può anche lasciare il tempo che trova, ma la strumentalizzo perché per street photography normalmente si intende una fotografia che in un qualche modo abbia elementi di curiosità. Io non mi piace, attenzione, queste fotografie sono assolutamente gradevoli e interessanti e comunque esprimono un lifestyle, insomma, cioè, descrivono la vita urbana. Tuttavia, questa fotografia, diciamo così, che ha connotati sicuramente accattivanti, ha un suo appeal, è molto spesso una fotografia che poi viene declinata anche per un suo essere situazionista, cioè ha più, ecco, una fugacità. Queste sono fotografie che prenderebbero molti like sui nostri social, per intenderci, e sono delle fotografie che hanno probabilmente un connotato di sguardo fugace e sono più attente a essere consumate se stesse, si avvicinano di più
e stanno meglio in un contesto più confortevole, se vogliamo, più vicino alle esigenze del capitale. E sicuramente, essendo più situazioniste, sono delle fotografie che magari si allontanano da quello dell'obiettivo che è di una fotografia urban vera e propria, che è quella del panorama cittadino, della descrizione sociale, del rapporto, insomma, di cui parlavamo prima e di cui prima di me si è parlato in maniera molto più qualificata e approfondita. Io vi faccio invece un esempio, ecco, questa è una fotografia urban dove non ci sono edifici, ecco, io mi occupo di edifici, qui edifici non ce ne sono, però in questa fotografia di un autore israeliano, tra l'altro, c'è un racconto, c'è una differenza e ripetizione, se posso utilizzare, ecco, questo tipo di enunciato, dove si racconta in un certo senso la vita metropolitana, cioè sicuramente l'aspetto della strada, un bambino in controluce, credo sia un colombo, tra l'altro sulla destra l'animale che è isolato però su un lato opposto a quello del bambino che va, qui questo bambino non guarda il colombo, sta andando in un'altra direzione, e questi elementi di illuminazione che sono la ripetizione e la differenza. Poi capite bene che ci troviamo di fronte a un manufatto che è sicuramente differente da quello che vi stavo facendo prima. Siamo in città, stiamo descrivendo la città, la stiamo raccontando secondo anche delle metafore, e mi piaceva insomma di farvi riflettere su questa differenza piuttosto evidente tra quello che può essere un street photography stricto sensu e una fotografia urban propriamente detta. Tra l'altro la fotografia urban, e qui ho portato un'immagine abbastanza, diciamo, importante, si occupa del rapporto, prevalentemente del rapporto tra struttura e uomo. Qui però, anche se ci sono tantissime persone in questa immagine, non si può dire che ci sia un protagonista, cioè probabilmente qui insomma viene fatta un'estremizzazione del rapporto tra la struttura, l'architettura e l'uomo, tra l'altro tanti e nudi, e questo non è casuale, che però ci fa capire quanto sia importante nel voler generare una comunicazione sulla città il porsi i problemi essenziali di questo prendersi cura, come diceva la professoressa prima, custodire la città e qualificare il rapporto che c'è tra noi e la struttura. Pur essendoci tante persone qui, in realtà è come se non ci fossero queste persone, e poi man mano qui vedete, per esempio, queste sono fotografie di Grodzki, che è un altro autore ex Unione Sovietica. Addirittura questa fotografia a sinistra mi è sempre parsa un poco tipo quei dipinti di Bruegel, no? Dove ci sono questi omini piccoli, ma poi si vede il bordo della città, il consumo di suolo, lo sfruttamento, l'avanzamento dei grossi edifici, lo stesso dicasi per la fotografia a destra. E in Italia abbiamo esempi importantissimi di autori, di fotografi che hanno fotografato in assenza di soggetto. Io volevo parlarvi dell'assenza di soggetto della foto, ma qui abbiamo fotografie di Gabriele Basilico, di Ghirri, di Guidi, insomma stiamo parlando del fior fiore dei fotografi italiani, e guardate che l'assenza dell'uomo, benché io mi trovi in un contesto sociologico, però ci permette in fotografia urban di andare proprio a misurare, a tastare il potenziale, il divenire. Perché? Perché l'assenza dell'uomo ha dei pregi nella fotografia urban. Intanto permette di andare a fare un approfondimento di quello che sono tutti questi interstizi e queste tracce urbane che altrimenti verrebbero in un qualche modo
diciamo così, potrebbero passare in secondo piano o essere trascurate da una lettura fotografica. Ma in genere, soprattutto al bordo della città, gli edifici trasudano umanità. E quindi io per esempio vado a scattare all'alba normalmente, e l'alba, vi assicuro, è il momento in cui quegli edifici che io fotografo vuoti all'esterno sono il momento in cui quegli edifici sono più popolati che in altre ore del giorno, cioè sono pieni di persone. Ed è una sensazione abbastanza importante quella di fare questo tipo di riflessione, perché è proprio lì che tu c'hai un trampolino di lancio per questo discorso del ok, è stato fatto questo, io mi trovo di fronte a questo, il direttore di dipartimento Corbi parlava di una tragicità della fotografia di periferia, ma certamente il degrado non viene taciuto nella fotografia urbana, ma fissarsi sul degrado e poi costituirne un bantustan, una enclave, eccetera, peggiora il discorso della comunicazione in fotografia urban. La cosa che va fatta in fotografia urban è di dire ok, è stato fatto, e soprattutto in che rapporto sto io con questo, cosa si può fare per... È proprio questo spazio qui, questo gradiente che va a essere costruito nella fotografia urbana. Tutto sommato l'assenza, in poche parole, di soggetto, a volte può dare ancora più presenza, passatemi insomma questo riferimento, cioè dare più peso umano alla struttura, alla località periferica, al bordo, alla slabratura del tessuto urbano. Normalmente la fotografia, tra l'altro, ecco, prima ancora di passare a questo, io ci tengo anche a dire, a volte la fotografia è facile fare una fotografia con la persona in difficoltà, non lo dico per così, insomma, in maniera né sarcastica né da sbruffone, è facile fare una fotografia che in un qualche modo racconti la tristezza, il degrado, l'allontanamento, una certa... come dire, insomma, mollezza e poi anche però la miseria. Sono scene che vediamo tutti quanti noi ogni giorno. C'è una certa facilità nel fare questo, nel ritrarre la città così, e poi sono quelle immagini rubate che addirittura vengono messe, date in pasto ai social. Guardate, il discorso è che proprio quello, questo mood, insomma, della passione triste, fatemi dire questo, ancora più rende stigmatizzabile quella scena urbana, ancora più crea la possibilità che quella zona diventi una zona del controllo a cui si faceva riferimento prima, che si allontani, che venga emarginata, che venga espulsa dal resto della vita urbana. Quindi occhio, bisogna avere anche un'etica nel fare fotografia urban, se vogliamo. E se si vuole coltivare il discorso del potenziale, è molto importante, ecco, porsi questo interrogativo, e talvolta l'assenza umana ci permette anche di evitare un'identità troppo specifica, che sia l'extracomunitario o la persona senza fissa dimora, a diventare il connotato di quella realtà e di identificarla con quella difficoltà umana, che ovviamente, sia chiaro, io tengo in altissima considerazione, ma che però nel discorso di come comunicare la città, e la città di tutti e soprattutto di queste persone, potrebbe essere pericoloso di comunicarla in una maniera impropria che crei allontanamento. E quindi la fotografia urban deve essere, non dico rigida e rigorosa, perché io non voglio far passare questo messaggio, ma deve essere essenziale,
deve essere pensata, magari ecco, dar voce a quello che una fotografia dai molti like potrebbe escludere, deve avere un ruolo politico a mio modo di vedere, quindi denunciare le operazioni del capitale, si parlava prima della gentrificazione. Non deve essere la fotografia di quelli che vanno nella riserva indiana in periferia per fotografare il degrado o andarci magari il fine settimana con degli accompagnatori e pubblicare un paio di foto su internet per dire ci sono stato anch'io. Non serve a niente, non comunicare così è peggio, facciamo del male a quei luoghi, a quelle persone soprattutto. E come vi dicevo, insomma, deve avere un intento motivazionale e mi auguro, è un po' anche il mio ruolo, il messaggio che voglio dare, deve collaborare con le discipline che insomma, di cui vi occupate voi e che studiate. Poi, ecco, una cosa molto importante, un consiglio che voglio dare a chi si vuole occupare di queste cose o a chi le vuole coltivare per scopi di ricerca e di integrazione, di intersezionalità, un'immagine parla sempre se è messa a contatto di altre immagini. Io ho riportato un paio di pensieri, uno di Gilles Deleuze, le immagini non smettono di agire e di reagire le une sulle altre, di produrre, di consumare. Non c'è alcuna differenza tra le immagini, le cose e il movimento. Anche un po' quello che vi dicevo prima, no? di una fissità nel paesaggio urbano che io fotografo all'alba, in realtà trasuda molto umanità, senti i rumori della caffettiera di chi si sveglia a quell'ora, deve andare al lavoro, in quel momento se vogliamo il ricco e il povero che abitano in quell'edificio hanno lo stesso potere d'acquisto perché i negozi sono chiusi, insomma ci sarebbero tante cose da poter analizzare. E mi piaceva poi questa di Benjamin su Napoli, lui ha scritto questo, ha fatto lui aveva questo diario nelle varie città, insomma, e su Napoli qui la sera filtrano verso l'altro una luce opaca e una musica tenue. L'architettura, occhio, l'architettura è porosa come questa roccia. Edifici e azioni si trasformano gli uni nelle altre in cortili, arcate, scalinate. A tutto si lascia lo spazio per divenire teatro di nuove costellazioni mai viste prima. Si evita il definitivo, il codificato. Nessuna situazione così com'è sembra pensata per sempre. Questi sono i miei recapiti e vi ringrazio tanto per l'ascolto. Grazie, grazie mille da parte nostra. Due sollecitazioni su tutte in questa ricca presentazione che mi vengono in mente, cioè la fotografia come linguaggio, ma soprattutto come un linguaggio che seleziona, che sceglie, che taglia e che, lei diceva, anche un linguaggio della prassi, cioè come un linguaggio che trasforma, che inevitabilmente trasforma. E volevo ritornare, diciamo, sulla slide in cui lei elencava le basi della fotografia, cioè cosa non si dovrebbe fare per fare una buona fotografia urbana, perché mi sembravano un po' le caratteristiche che noi elenchiamo ai nostri studenti, alle nostre studentesse, quando parliamo di chi è l'educatore o di chi è l'assistente sociale e cosa non dovrebbero fare educatori, insegnanti, assistenti sociali, e mi sembrano appunto le stesse caratteristiche che dovrebbe avere un buon fotografo, no? Cioè analizzare con cura la situazione, ma soprattutto non giudicare, non attribuire le proprie rappresentazioni stereotipate a quello che guarda e ascoltare, diciamo, l'immagine. E quindi mi sembrava in qualche modo che questi tre linguaggi, cioè sociologia, pedagogia e fotografia, si incontrano su numerosi piani. E quindi grazie davvero per la sua relazione. E andiamo invece adesso alla parte delle domande, quindi non so se ci sono domande da parte delle studentesse, degli studenti e dei colleghi e delle colleghe che stanno partecipando a questo primo seminario.
questo è sempre il momento dell'horror vacui, no? Cioè è sempre il momento che tutti temiamo. C'è il bisogno di rompere il ghiaccio. Esatto. Prego, passo allora, subito la parola a chi ha alzato la mano. Sì, credo che ci sia prima Anna D'Ascenzio e poi il professor Mancinelli. Sì. Sì, prego. La dottoressa D'Ascenzio. Grazie. Intanto volevo ringraziare i relatori per le relazioni, sono state molto interessanti e estremamente stimolanti in ogni loro aspetto. In particolare mi ha colpito moltissimo l'introduzione al tema della città da parte della stessa Madini e in particolare il riferimento alla gentrificazione anche attraverso il processo della street art. E questo mi porta a introdurre un tema di riflessione anche legato alla rappresentazione. Il tema della street art a Napoli è un tema molto delicato, insomma, è di questi giorni la questione di un'opera cancellata, peraltro riguardante un adolescente, anche lì diventa complicato definire i confini, appunto, visto che di quello in qualche maniera si parla, di ciò che è lecito, ciò che è lecito, ciò che è definibile come ammissibile e non ammissibile nell'arte spaziale, soprattutto in una città come Napoli che in questo momento è interessata a fenomeni che la stanno trasformando nel profondo. Ma sempre su questo discorso del, appunto, ciò che è ammissibile e ciò che non è ammissibile, è molto interessante proprio la questione della rappresentazione dell'arte di strada in relazione ai processi educativi. In particolare mi viene in mente il fatto che forse è una delle più grandi opere di muralismo che c'è in città, ovvero le opere di Pignataro che si trovano nel quartiere di Scampia e che poi tanto ha contribuito in particolare a quella che è il gioco, la rappresentazione, l'immaginazione anche attraverso il Carnevale del Gridas, poi non abbia trovato accoglimento in quello che è il processo di schedatura antropologica dell'opera di street art a Napoli. Quindi in qualche maniera anche lì è proprio in relazione al discorso della città come luogo educante rispetto a una produzione come quella che è l'arte di strada, è interessante notare che delle rappresentazioni hanno, come dire, accoglienza anche da parte degli organi ministeriali ed altri, come appunto il caso della produzione muralista di Pignataro, poi non trovano, come dire, luogo di discussione e di riflessione, per cui mi ha molto, come dire, suggestionato il lavoro di lettura della città da parte della stessa Madini e in qualche maniera mi ha suggerito questa riflessione, quindi volevo ringraziarla in particolare per questo. Grazie, se posso una piccola replica, è un tema molto interessante quello della street art, è molto complesso, molto liquido nei confini e anche nelle definizioni, però io penso che senza entrare poi nelle definizioni, pur rispettando molto davvero anche la necessità di mettere dei confini e definire cosa sia street art, penso però che siamo comunque di fronte ad una forma estetica che in qualche modo pervade le città. Non la definisco ancora artistica perché appunto non tutto può essere definito artistico, però invade e pervade le città e non a caso molto è nata, comunque si sviluppa molto nelle periferie e quindi è comunque un modo per esprimere istanze sociali e nelle sue forme artistiche anche per restituire non solo bellezza ma anche dinamismo a luoghi che spesso cadono invece vittime di marginalizzazione, di anonimato, per cui nelle sue forme diciamo più autentiche credo che la street art recuperi anche quella dimensione di valore sociale dell'arte e della cultura e che soprattutto sia una forma di comunicazione che arriva a tutte le persone. Non lo confondo con il fenomeno dei graffiti che comunque
È un mondo di culture e di subculture, però spesso scivola nell'atto vandalico, ma proprio la street art come arte figurativa, quindi spesso a volte anche cercata, voluta e condivisa con le stesse amministrazioni, sia una sorta anche di scrittura della città e di appropriazione dello spazio urbano, che potrebbe essere davvero anche accompagnata da letture educative, perché comunque può essere ripresa. Io penso ad alcuni progetti che ho personalmente seguito in alcune città del nord Italia, dove pensata come arte, quindi anche con una caratteristica di formazione con artisti, sono stati progetti ispirati ad una finalità di rigenerazione urbana e di promozione di un'estetica diffusa, perché spesso l'estetica è molto circoscritta. Invece è interessante anche ripensare oggi uno sguardo sistemico di estetica diffusa che si esprima non solo dentro la comunità, ma per la comunità. E quindi bellissima davvero queste suggestioni, e le sono grata, perché penso che ci sia una sorta di... Nel mondo anglosassone si parla di comprehensive community art, cioè di una forma di arte che sia inclusiva e che soprattutto sia comunitaria. E allora non c'è solo l'aspetto della denuncia, ma trovo interessante la possibilità di mettere un'intenzionalità pedagogica nell'utilizzare la street art come processo anche di empowerment, di nuovi linguaggi, però di introdurla dentro una visione di comunità e di città educativa e di città anche che parla alla comunità. Grazie. Grazie a lei, professoressa Madini. Passo la parola al professor Mario Narni Mancinelli. Professore, non la sentiamo, forse deve... Non si sente bene, forse... Forse dovrebbe, non so se ha il microfono acceso, io lo vedo, se non sbaglio lo vedo acceso. Sì, mi sembra acceso, però... Ok, adesso è spento invece. Ok. Provare per favore ad attivare il microfono, credo sia spento. Cediamo la parola un attimo ad Alessandra Guadagno. Io nel frattempo chiamo il professore e proviamo a capire se c'è qualche problema tecnico. Sì. Prego Alessandra. Alessandra è caduta, non c'è possibilità. Elena Cennini anche ha alzato la mano, giusto? Elena? Sì, mi sentite? Posso intervenire? Certo. La persona che aveva alzato la mano prima di te ha abbandonato e avrà avuto problemi. Quindi prego. Grazie. No, una suggestione più che altro, anzi forse due. Una sulla relazione della professoressa Madini mi ha fatto venire in mente che Heidegger, riprendendo una frase di Herderlin, diceva: poeticamente abita l'uomo sulla terra. E me l'ha ricordata, come dire, ricordi di gioventù. Invece al dottor Liguori, ma mi è venuta, come dire, questa sollecitazione in riferimento soprattutto a quell'immagine del fotografo russo, se non sbaglio, quella sulla condivisione o comunque il like dell'immagine. Non so se mi sentite ancora. Sì, mi sentiamo, sì. Ma è possibile parlare oggi, appunto, proprio perché attraverso lo strumento dello smartphone che ci permette di scattare di continuo e anche ovviamente di condividere sui social, è possibile parlare allora di una riscrittura di un canone che forse non è più estetico, ma diventa un canone della visibilità?
Questo adesso, come dire, mi è venuta in mente ora, ascoltandovi. Ah, è abbastanza non regolare, diciamo, la cosa. Allora, mi scusi solo un attimo, Elena. Ok. Perfetto, penso di aver risolto. Scusa, Elena. Sì. Vai, vai pure, vai. No, questa posso. Cosa, cioè c'è un canone okay. della visibilità che riscrive, in qualche modo condiziona le nostre, la nostra ovviamente costruzione dell'immagine. Che... Sì, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio che naturalmente i social, almeno per come largamente vengono utilizzati, sfuggono alle considerazioni che volevamo fare più metodologiche di ricerca e comunque di approfondimento del rapporto tra la persona e l'ambiente. La gran parte delle fotografie descrivono atti privati, quotidiani, lasciando da parte i selfie, che comunque sono una quantità enorme di immagine, però in genere, insomma, ecco, sfuggono al discorso. Io quello che mi premeva è che invece, per, secondo me, produttivamente e costruttivamente, è importante invece, se l'obiettivo di questo ciclo di seminari è anche l'educazione, no? Secondo me è molto importante, non dico contrapporsi, contrastare, ma almeno andare a rappresentare attraverso i social, che sono comunque degli strumenti utilizzati in maniera più idonea, quello che può essere un comunicare la città in maniera tale da avvicinarsi il più possibile a questi concetti del custodire la città, del prendersene cura. Fare fotografia urbana, certo, insomma, presuppone sicuramente un impegno, a mio modo di vedere, politico, ma proprio etimologicamente detto, insomma, nell'accezione sicuramente più vicina a quella che è di derivazione dall'emma greco. Io però credo che quando almeno, insomma, almeno faccio riferimento alla mia bolla, ecco, prendiamo la mia bolla, dove comunque ci sono molti, molti cultori dell'immagine, insomma, urbana e non solo. Però anche lì, purtroppo per questa tendenza della visibilità, dell'ego autoriale, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, proprio quando si parla di periferia, molto spesso, ripeto, è facile fare una fotografia del disagio. Sono le fotografie che ricevono anche molti più consensi, però lì non stiamo facendo un buon servizio al custodire la città. Probabilmente chi ha trasmesso quella foto decontestualizzata, priva di ricerca, priva di radice, ha fatto un buon servizio al proprio ego autoriale. E quindi alla visibilità. Ecco, non so se ho risposto alla sua suggestione. Sì, no, d'altronde questo è quello che succede nella maggior parte dei casi sulle immagini che raffigurano Scampia, che nell'immaginario ovviamente della città di Napoli. Io abito nell'altra periferia, quella orientale, però, come dire, sì, è diventata iconica, no? L'immagine quella delle vele di Scampia. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. È così, e io stesso ho fatto reportage su Scampia, ma anche nella parte orientale della città. Io sono stato spesso in luoghi anche molto peggiori di Scampia, se vogliamo, da un punto di vista della qualità della vita, delle opportunità, del vivere sociale e quant'altro. A Ponticelli, per dire, ho fatto un reportage, ricordo, sui cosiddetti bipiani, che sono, lo dico perché non tutti a Napoli lo sanno, ma sono delle costruzioni epoca terremoto, in puro amianto. Voi sapete che l'amianto per legge è vietato, che stanno lì, una bomba a cielo aperto, a 500 metri in linea d'aria dall'ospedale del mare, dove ci sono tre comunità di napoletani diseredatissimi, di albanesi e di nordafricani e centrafricani, in lotta tra l'altro tra di loro, che vivono lì, figli di NN, con un tasso di tumori da paura,
Tu quando vai lì, tra l'altro Napoli ha una configurazione che nemmeno puoi parlare di bordo, perché molto spesso Napoli la periferia è al centro, cioè lì ci sarebbe da fare tutto un discorso diverso, però anche lì andare a raffigurare la disgrazia, il dolore, eccetera, è un'operazione molto semplice da compiere. E quindi il cliché è anche molto facile da frequentare e da proporre in maniera tale che poi dopo magari a giovarne sarà la bella fotografia, ma non la buona fotografia. La buona fotografia è quella che magari denuncia il problema, pone un ostacolo alla diffusione di una cultura della periferia stigmatizzata, propone invece, insomma, di sollevare il tema, di trattare le persone con umanità e non necessariamente di identificarle, perché nella palazzina a due piani, i bipiani sarebbero quelli lì, soltanto un sudanese ci può stare. Perché anche questo è il discorso che io voglio dire, cioè mettere la figura e renderla un tutt'uno con il degrado è un'operazione veramente disgustosa, razzista e da contrastare con chi vuole fare fotografia urban. Assolutamente sì, io abito a poche centinaia di metri dai bipiani e come dire, ha preso ad esempio appunto un luogo di questa periferia che è Napoli, rispetto al quale forse appunto non sono bastate le fotografie, le rappresentazioni teatrali, la narrazione, perché la situazione è esattamente questa ormai da tantissimi anni, quindi... Grazie, non mi lascio spazio agli altri, altrimenti monopolizzo. Grazie mille, e vediamo se il professor Mancini... Si sente ora? Sì, assolutamente. Finalmente. Allora, molto brevemente, io avrei avuto una domanda, non so se c'è ancora il professore Bergamaschi, avrei avuto una domanda per lui, perché... Sì, c'è. Sì, ecco, intanto... mi piace che abbia iniziato i lavori di questo percorso seminariale ponendo forse dei criteri radicali, dei paletti, secondo me, aver puntato l'attenzione sulle povertà estreme, perché non dobbiamo dimenticare che poi questo è uno dei punti su cui spero che si possa fare qualche proposta, se non qualche piccola verifica. E al professor Bergamaschi vorrei chiedere allora se aveva... C'è stato qualche problema, no? Se lui ha un criterio per distinguere i servizi opportuni, i servizi adatti, idonei per quel tipo di popolazione che sono gli homeless. Perché lui ci ha definito una realtà che si muove ordinariamente nell'ambito delle politiche sociali tra strutture rigide e strutture per l'emergenza. Ora sarei interessato a sapere se il professore Bergamaschi ha una sua visione dei servizi, certamente servizi a bassa soglia, servizi flessibili, però vorrei sapere qualcosa di più. Concludo soltanto con una breve osservazione. A Napoli credo che dobbiamo, già emersa questa dimensione, inquadrarla necessariamente, non possiamo fare diversamente come città metropolitana, perché è una città che si è talmente estesa nei suoi confini, diciamo dal centro storico alle periferie che sono nate, inglobando altri comuni, altri centri precedentemente aventi di definizione di comune. Questa realtà di città metropolitana penso non possa essere ignorata, perché ci sono anche poi, per tornare all'intervento, alla relazione del professore Bergamaschi, ci sono anche delle figure che si muovono in questi spazi intermedi tra il centro storico e le periferie o i comuni della provincia, delle città metropolitane, perché forse a Napoli abbiamo pochi mendicanti,
abbiamo molte figure di persone che vendono cose minime e molti suonatori ambulanti, per esempio, che sono nelle, che sono nelle metropolitane, che sono nelle, nelle funicolari. Io viaggio sempre con i mezzi pubblici, quindi ne conosco parecchi. Ecco, questa particolarità di Napoli non credo sia quella di Bologna, però noi dovremmo forse tenerne conto nel corso di questi incontri, di questa particolarità territoriale che ci mette a contatto con queste figure marginali che forse potrebbero avere un riconoscimento nell'ambito della... della politica urbana, un qualche tipo di, così, di supporto, di riconoscimento. Basta. Grazie. Ma, beh, io partirei proprio esattamente da questo ultimo passaggio del professor Mancinelli, ovvero era un po' quella che io avvertivo come esigenza nell'introdurre il mio contributo, cioè la necessità sempre di analisi situate, cioè difficilmente possiamo assumere una realtà come paradigmatica del tutto. Ovviamente tutto va sempre pensato all'interno di contesti specifici, sicuramente la realtà napoletana poco ha a che vedere con la realtà di Bologna, ad esempio, ma ad esempio Brescia è ancora un'altra realtà, eccetera, eccetera. Quindi comunque c'è sempre questa esigenza di situare non solo evidentemente la ricerca, l'analisi, ma anche evidentemente gli interventi. Cioè quello che può funzionare in una città come Bologna non necessariamente può essere esportato con successo in altri contesti territoriali. C'è però, ad esempio, ci sono alcuni interventi che io credo che si muovano in, diciamo così, nella direzione del riconoscimento della persona e non quello che io chiamavo come il corpo, cioè la risposta solamente ai bisogni primari, che evidentemente è necessaria. Io non sto problematizzando quello, quanto piuttosto però qualcosa che vada oltre l'emergenza, qualcosa che vada oltre la risposta al corpo. E ad esempio, ma questo, come dire, solamente veramente a titolo di esempio, quella esperienza che richiamava all'inizio del suo contributo la professoressa Amadini, cioè questi progetti Housing First, cioè che partono, diciamo così, dal riconoscimento di un diritto all'abitare, di un diritto alla casa, di un diritto alla dimora, ecco, quindi di uno spazio che non è solo, è sicuramente un tetto, ma è anche il luogo delle relazioni. Ecco, quello, ecco, sicuramente è una, diciamo, è un tipo di risposta, un tipo di intervento che va in quella direzione di riconoscimento della persona. È evidente che al contempo queste progettualità incontrano grandi difficoltà, perché evidentemente oggi il mercato della casa è un mercato che poco offre possibilità sull'affitto, e soprattutto anche quando ad esempio c'è una cooperativa o un'associazione che si fa da garante, comunque il proprietario, la proprietà, non si rende disponibile ad affidare il proprio appartamento libero a un barbone, diciamo, perché questa è la rappresentazione ancora dominante, e quindi c'è sicuramente questa difficoltà a, diciamo, generalizzare o comunque a implementare in modo significativo questo tipo di intervento. Ma io penso anche, ad esempio, a esperienze di laboratori di comunità che vedono la presenza di persone in condizioni di senza dimora e che coinvolgono anche però gli abitanti di un determinato territorio, quindi attività diurne che possono vedere l'incontro appunto di persone senza dimora con persone con dimora, che da un lato evidentemente favorisce una conoscenza reciproca, quindi, come dire, in qualche modo contrasta quegli stereotipi che sono legati alla a quella determinata condizione, e al contempo
rende visibile il tratto che è proprio della persona in condizioni di senza dimora. Quindi io credo che sul territorio nazionale ci siano delle esperienze che diciamo escono dalla logica dell'emergenza, della logica della riduzione della persona a corpo. È evidente che tutto questo, come dire, è diversamente distribuito da territorio a territorio, questo sicuramente. Ci sono città che hanno ad esempio delle tradizioni di accoglienza di questo, di questa fascia di popolazione più, più profonda, altre città dove magari tutto questo è più recente, però sicuramente è un diciamo una tendenza che si sta comunque diffondendo. Anche lo stesso PNRR ha previsto degli stanziamenti specifici per favorire la diffusione di questi progetti housing first, cioè dare in prima istanza una casa, con tutte delle criticità, perché poi il PNRR è un finanziamento importante, ma ha anche una durata limitata, determinata. Ecco, quindi la domanda è: ma quando poi, diciamo, questi stanziamenti, questi finanziamenti cesseranno? Queste persone le rimettiamo in strada? Evidentemente questo è un problema che si apre, evidentemente. Però intanto, vuol dire, già che nel PNRR ci fosse anche un'attenzione per questa fascia di popolazione, non era assolutamente, quindi, scontato, perché, come dire, tendenzialmente di questa fascia di popolazione tutti o tanti comunque tendono a dimenticarsi, perché evidentemente non assicurano consenso. Certo, certo che iniziative, denaro pubblico versato in quella direzione non è quello che porta consenso, però c'è stato, diverse amministrazioni comunque in questa direzione si muovono, e quindi questo è in qualche modo diciamo, in qualche modo l'altra faccia, quella diciamo più positiva, sul fronte della risposta delle politiche, degli interventi sociali rispetto a questa fascia di popolazione. E poi appunto io ribadisco che, voglio dire, nel momento in cui riusciamo a creare condizioni di vita più adeguate, quando assicuriamo un pieno riconoscimento di questa fascia della popolazione, e la città nel suo insieme che ne guadagna. Cioè, non, sì, è chiaro che in prima istanza risponde a quel bisogno, risponde a quella domanda, risponde a quella necessità, ma è l'intera città che guadagna, o se vogliamo riguadagna, la propria dimensione propriamente pubblica e forse anche educante. Questo a me è quello che, diciamo, interessa, perché nei miei lavori, la mia attenzione a questo universo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Adesso c'è Lucia Carriera. Sì, salve. Innanzitutto volevo ringraziare davvero profondamente i relatori, perché per quanto mi riguarda davvero tutti e tre gli interventi intercettano in maniera molto, molto profonda i miei interessi di ricerca. E in realtà mi piacerebbe condividere una sollecitazione che mi è venuta in mente e che penso che potenzialmente attraversi tutti e tre gli interventi che abbiamo ascoltato questo pomeriggio. E mi riferisco in particolare a un progetto di Photo Voice che è stato portato avanti da una collega dottoranda dell'Università di Cracovia e che prende il titolo di Homeless City. Lei sostanzialmente, attraverso questo processo di Photo Voice, quindi dotando persone senza dimora di una macchina fotografica, ha chiesto loro di rappresentare le traiettorie dell'abitare, no? Gli spazi abitati all'interno della città. E come dire, io credo che il materiale che appunto è emerso da questo processo di fotografia partecipata abbia davvero portato alla luce, anche attraverso proprio la condivisione pubblica di questo materiale, quelle che possono essere, un po' come ci ricordava la professoressa Madini in apertura al suo intervento, delle traiettorie inedite, più vaste e magari non prettamente canoniche dell'abitare. E credo che questo si avvicini anche molto alla dimensione etica del fare fotografia che citava appunto
che veniva citata nell'ultimo intervento, perché siamo in completo contrasto rispetto a una spettacolarizzazione del dolore, una pornografia del dolore, ma di fatto mi sembra quasi un tentativo per invece portare alla luce qualcosa che altrimenti verrebbe respinto e verrebbe quasi allontanato perché è ritenuto inadeguato, perché è ritenuto pericoloso, eccetera, eccetera. Credo che questo abbia davvero anche una dimensione politica molto, molto, molto importante. Quindi ecco, davvero, era solo una sollecitazione, però ci tenevo davvero a ringraziarvi perché è stato un pomeriggio molto illuminante e davvero molto interessante. Grazie davvero, perché credo che questa sollecitazione abbia messo in evidenza un'altra parola che è venuta fuori, diciamo, da tutti i tre interventi e che probabilmente non avevo a sufficienza sottolineato, cioè che era quella della partecipazione e di una progettazione partecipata degli interventi e delle politiche, che in qualche modo tende ad evitare la disumanizzazione o la conformazione delle politiche sociali e degli interventi socioeducativi rispetto alle persone, che invece le riconosce appunto come soggetti politici e quindi come cittadini a tutti gli effetti. Grazie, grazie davvero. Non so se... Sì. No, infatti anche io ringrazio molto Lucia Carrera, perché in realtà ero, come dire, aspettavo per dire la stessa cosa, perché mi veniva in mente che c'è un filo conduttore negli interventi che va, come dire, dai corpi che citava sin da subito Maurizio Bergamaschi, sino alla questione delle politiche, degli spazi e delle relazioni che fanno gli spazi, che più volte ha anche richiamato la professoressa Amadini. Però tutto questo io lo vedo molto forte anche nell'intervento di Pasquale, nella sua, diciamo, Pasquale Liguori, nel suo rapporto con, diciamo, l'assenza del corpo. E secondo me quella dimensione è estremamente interessante, perché dentro diciamo, un approccio che è il mio, che è l'approccio sociologico, che è l'unico che forse sostengo, che posso sostenere, quella rappresentazione, cioè la rappresentazione di quei corpi nello spazio, ha senso solo se viene fatta rispetto alla prospettiva che diceva Lucia prima e del progetto al quale si riferiva. E quindi ancora una volta io ritorno sulla questione degli sguardi, cioè chi guarda cosa, a partire da cosa si guarda cosa, perché cioè, se penso a quella che è l'uso della fotografia in Borguai nelle sue etnografie, e allora mi pare evidente che sia un tutt'uno il testo, l'analisi, la fotografia. Se guardo alla fotografia e alla marginalità di quella che è stata l'uso della fotografia, o meglio la messa a servizio della fotografia rispetto ai grandi processi di trasformazione delle politiche di questo paese, in particolare mi riferisco a qualcosa che mi è caro, e quindi penso alla chiusura dei manicomi e penso a tutta l'azione che la fotografia e l'arte in genere ha fatto rispetto a quei cose, a partire da quei corpi, che sono però delle soggettività in quel caso, appunto, come diceva prima Fabrizio. E allora è un discorso che ha tutto un altro senso, cioè un altro sguardo. Lo sguardo si posiziona in quel momento in una maniera completamente diversa. E volevo poi anche collegarmi a quello che diceva all'inizio il professor Bergamaschi rispetto alla questione di Napoli, e faceva cenno all'Albergo dei Poveri, e forse anche rispetto a quello che diceva prima il professor Mancinelli, cioè Napoli è sicuramente una metropoli, gli interventi in questa città ci sono stati, no? Rispetto agli interventi che escludono, ci sono stati talmente tanto fortemente che a Piazza Carlo III, cioè la piazza che sta davanti all'Albergo dei Poveri, le panchine le abbiamo proprio tolte. Quindi l'abbiamo proprio ridefinito quel luogo, lo abbiamo proprio risignificato. E allora mi veniva in mente, perché
ritornava in due interventi, no? La questione del bambino che guarda o non guarda il piccione e la colomba, o comunque che guarda, quindi, come dire, un simbolo che un animale che ha tanta simbologia. Mi veniva in mente, se in tutto questo discorso non sia il caso, come dire, di porsi, senza per questo naturalmente, anzi, facendo mio l'ottimismo anche della professoressa Madini, ma se non fosse il caso di porsi rispetto alle pratiche educative, la domanda di, cioè, nelle varie città, nella complessità delle città, quale bambino ha il diritto di guardare il piccione o la colomba, quel che sia comunque un simbolo importante, una simbologia importante, e come noi possiamo intervenire nella salvaguardia di questo diritto? Sì, altrimenti probabilmente il pericolo è anche trasformare, non so, lo sguardo dei bambini o lo sguardo dell'infanzia come lo sguardo romantico, no? E invece contestualizzare quello sguardo nelle vite dei bambini e delle bambine ci permette di vedere anche che le vite bambine sono molto diverse l'una dall'altra e che magari di quello sguardo romantico che noi, diciamo, attribuiamo a quelle vite, magari quello sguardo non c'è a volte. Allora, Tindaro Belinvia. Sì, ma solo veramente per ringraziare, sono stati veramente molto interessanti gli interventi. Mi veniva in mente, mentre sì, chiaramente facevamo riferimento al fatto che spesso pubblicizzare il degrado porta a politiche che sono contro il degrado, ma sono di tipo securitario e un po' inventano quello che l'UA Vacante, no, parlava di pornografia securitaria, no, qualche anno fa per fare presente, diciamo, questo delirio securitario che c'è stato in questi anni e che io qualche anno fa l'ho seguito a Pisa tra la fine degli anni, insomma, dal 2009 e il 2011, ci ho scritto, insomma, un libro e alcune pubblicazioni. Temo che appunto negli ultimi anni, appunto prima sposato da amministrazioni di un certo colore, poi chiaramente portato avanti da quelle che avevano tutte, diciamo, le potenzialità per portarlo al suo estremo, questo tema del degrado e della sicurezza diventa sempre più presente. È veramente molto bello che alcuni, appunto, persone come Pasquale Liguori, che fa il fotografo, abbiano questa sensibilità e spieghino come, appunto, certe volte esporre un certo tipo di problemi sociali non fa altro che portare a conseguenze opposte a quelle che magari si vorrebbero portare avanti. Spesso fotografare il degrado significa spingere ulteriormente verso, purtroppo, politiche securitarie, politiche di restrizioni delle libertà, di restrizione anche di fare semplicemente il volontario, di fare attività di tipo sociale libero, diciamo, anche fuori dalle cornici istituzionali. Significa veramente ridurre anche la libertà di aiutare. Quindi, veramente solo per dire grazie per tutti gli interventi di Bergamaschi, Amadini, di Liguori e di tutti gli altri che sono intervenuti, perché mi hanno fatto ulteriormente riflettere con sguardi plurimi. Ecco, quello della fotografia proprio è un tema che conosco veramente poco, ma mi sono serviti veramente tutti. Grazie per questi, diciamo, aver diciamo, condiviso questi sguardi. E a beneficio magari delle studentesse e degli studenti, quello che diceva appena un attimo fa Tindaro, nella città di Napoli è stata, quindi, una delle cose più classiche, cioè, che si è verificata con più frequenza rispetto ai campi Rom, la iperrappresentazione dei campi Rom. A Napoli in particolare, in alcune aree, con alcuni di loro ne abbiamo discusso, lì quella iperrappresentazione ha immediatamente poi agito in termini di politiche di intervento securitario, diciamo, per essere buoni. Bene, sì,
Se posso, solo una parola, perché me l'ha suggerita la dottoressa Ferrero rispetto all'iperrappresentazione. Concordo pienamente sul fatto che anche l'iperrappresentazione dello sguardo romantico dei bambini è stato un modo, non dico voluto, però purtroppo di fatto ha allontanato il vero sguardo dei bambini sulla città. Non ha fatto bene all'infanzia una narrazione troppo romantica dello sguardo dei bambini sulla città, perché di fatto li ha allontanati dalla possibilità di poter esprimere uno sguardo molto competente che non è uscito e soprattutto di introdurre reali cambiamenti a favore dei bambini. Quindi le iperrappresentazioni nuociono, a mio avviso, sì. Anch'io ne approfitterei proprio giusto due parole riprendendo il contributo di Lucia Carriera, cioè sicuramente Photo Voice è uno strumento che dà protagonismo in questo caso alle persone, ecco, e io credo che la parola veramente sia questa, poi che il protagonismo assuma quel punto di partenza, Photo Voice o altro, poco importa, l'importante è che ci sia questo protagonismo. Adesso, mentre procedeva il confronto, mi è venuto in mente qualcosa che riguarda la vostra città, nel senso che all'interno di uno di questi laboratori di comunità che vedono la presenza di persone in condizioni di senza dimora e anche cittadini del quartiere, hanno, come dire, maturato un'idea, una proposta, cioè di una gita a Napoli, e hanno fatto un crowdfunding, sono riusciti a raccogliere i fondi, hanno programmato, diciamo, tutti i momenti, cioè il momento del viaggio, che cosa vedere, come muoversi, dove soggiornare, e effettivamente poi questa gita a Napoli si è verificata, è stato un momento molto bello, e qui anche la persona, perché una persona in condizioni di senza dimora non ha la possibilità, non dovrebbe avere la possibilità di farsi una gita a Napoli, sperando che abbiamo preso una giornata migliore di quella che ho preso io quando sono venuto a Napoli, ma va bene, ecco, però nel momento in cui sono tornati a Bologna è uscito un articolo sul Corriere Bologna, il giornale locale, il cui titolo era Senza dimora in gita a Napoli. Senza gita. Ecco, lì all'interno del laboratorio di comunità si è giustamente creata una grande discussione ed erano arrabbiatissimi, giustamente erano arrabbiatissimi, perché erano riconosciuti solo ed esclusivamente in quanto senza dimora, e quindi anche in qualche modo implicitamente perché senza dimora, questo non lo diceva assolutamente l'articolo, perché senza dimora dovrebbero andare in gita. Andare in gita a Napoli per queste persone diventa una notizia, in realtà non è una notizia, non dovrebbe essere una notizia. Cioè, un gruppo di persone che ha, come dire, condiviso un'esperienza, una gita a Napoli, ma questa diventa una notizia. Perché è una notizia? Perché sono senza dimora. Certamente quando io sono venuto a Napoli e altri miei colleghi dell'Università di Bologna siamo venuti a Napoli per un convegno, certamente questo non ha generato una notizia. Perché non era una notizia, così come questo gruppo di persone con e senza dimora che hanno fatto questa gita a Napoli invece è diventata una notizia. Giustamente si sono arrabbiati con il giornalista. Peraltro vi posso anche dire così, qual era, diciamo, lo slogan con cui avevano lanciato il crowdfunding, era mandateli a quel paese. E quindi e su quello raccoglievano fondi che poi sono stati quelli necessari per il viaggio e la permanenza a Napoli. Però era, come dire, per l'intervento appunto di Lucia, appunto mi ha sollecitato questo, cioè questa necessità di protagonismo, e quindi in qualche modo è anche una risposta indiretta a quanto sollecitava il professor Nardi Mancinelli, cioè tutte quelle iniziative che vedono il protagonismo delle persone vanno esattamente nella direzione del riconoscimento della persona in prima istanza, una persona che vive una condizione di senza dimora, quindi una condizione diversa dalla nostra, evidentemente, perché questa sera, terminato questo bel webinar, ognuno di noi torna a casa,
ha una chiave con la quale dispone di una chiave con cui aprire il luogo, un luogo che lo accoglie, altre persone questa sera non disporranno evidentemente di una chiave e quindi si troveranno sulla strada. Fabrizio. Sì, penso, non so se ci siano altri interventi, credo di no, e quindi diciamo ringrazio anche a nome della professoressa Ferraro tutti quanti voi che fino alle 19 siete rimasti qui collegati e quindi vi ringraziamo di questa partecipazione. Ringraziamo in particolar modo il professor Bergamaschi, la professoressa Madini e Pasquale Liguri per i loro interventi e per le sollecitazioni, le riflessioni che ci hanno dato e che hanno, come dire, che ci hanno in qualche modo permesso di continuare a interrogarci sulla questione della città e della cittadinanza. E vi diamo appuntamento a venerdì alle ore 16, sempre attraverso lo stesso link. Il seminario sarà Abitare la città, lo sguardo dei bambini e delle bambine, e anche lì avremo sempre un esperto di sociologia, un esperto di pedagogia e un esperto un rappresentante del terzo settore e un rappresentante delle istituzioni comunali, in maniera tale da continuare appunto a parlare di come poter cambiare il modo di vivere la città. Grazie, grazie, grazie davvero.